Ma non mi vedi sparo dal davanti, proprio te. Questo non è, questo non vai di mi salvo, ok? No, non ti vedi sparo. Possiamo cominciare? Sì. Buonasera, allora andiamo a cominciare questo secondo appuntamento di Verso Marzo 2025. Sapete, abbiamo fatto il primo, il lancio di questo percorso, che può essere io per quelli che vengono qui per la prima volta, che è un percorso in cui tutta la comunità è chiamata in qualche modo a interrogarsi, a provare a costruire delle idee per la massa marittima del futuro. Come ho detto altre volte, sarò brevissimo perché ho la sensazione che saremo stretti con i tempi e quindi meglio se parlo un po' meno io e facciamo parlare maggiormente i relatori. Dicevo, questo percorso che chiama un po' a raccolta tutta la popolazione massetana e non solo, a definire alcuni progetti, ma a definire un'idea di futuro. Per chi non lo sapesse, l'abbiamo chiamata Massa 2025, come va di moda ora, perché nel 2025 saranno gli 800 anni del libero comune, appunto nel 1225. E non vuole essere solo una festa, ma proprio un'occasione di sviluppo, anche perché noi facciamo iniziare un po' nella narrazione della comunità massetana nel 1225, inizia un momento, c'era già un po', ma insomma diciamo inizia in qualche modo un momento florido per il libero comune. Quindi per noi vuole anche essere un auspicio. Sapete che dopo il primo incontro è stato presentato lo studio dell'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna, ci sono altri appuntamenti. Questo è il primo, peraltro alcuni dei partecipanti erano anch'io. Eravamo rimasti senza la brochure, senza lo studio, l'abbiamo fatti ristampare, se qualcuno lo volesse, perché è rimasto senza e gli interessa, può farne richiesta all'amministrazione, quindi verrà consegnato allo studio tutto il report dello studio della scuola superiore. Oggi prendiamo due punti che sono forti, veramente vi rubo altri 2 minuti e basta, due punti che sono molto forti a Massa Marittima, all'istruzione, e abbiamo l'istruzione tutta, ma in particolare abbiamo per noi, io non l'ho fatto, insomma, ma per noi l'Istituto Lotti è in qualche modo la nostra pietra miliare, abbiamo festeggiato qualche anno fa i 100 anni, e poi il tema della cultura. In fondo, qualche anno fa, il piano territoriale di coordinamento definiva Massa Marittima capitale provinciale dell'arte e della cultura. Quindi sono due temi forti. Abbiamo chiesto a diversi soggetti, poi lo diranno i due bravi presentatori di stasera, il vice sindaco e l'assessore alla cultura, ecco, ci vogliamo interrogare. Immaginiamo che pensiamo ci possono essere anche potenti interventi dal pubblico, perché l'idea è quella non solo di presentare le progettazioni dell'amministrazione, ma anche cogliere sollecitazioni da parte di altri. Mi sembra, credo che ci dovrebbe essere un intervento oggi, possiamo già dire, della CNA sul tema che riguarda appunto la formazione e quant'altro. Quindi, ma vorremmo che anche nei prossimi appuntamenti ci possano essere appunto contributi esterni. Mi fermo perché dare veramente lo spazio ai relatori. Ti lo passo. Sì, allora, buonasera a tutti. Questo è il secondo appuntamento di questo percorso che abbiamo pensato appunto verso Massa 2025, il secondo appuntamento, ma il primo della fase operativa, perché è il primo appuntamento che entra nelle tematiche, le propone, le analizza e poi va in qualche modo a raccogliere quelli che possono essere gli eventuali
contributi sia, diciamo, tra i relatori che abbiamo invitato e selezionato a raccontare alcuni progetti, alcune idee, alcuni percorsi, sia tra il pubblico, insomma, per cui sarà assolutamente molto gradito il vostro intervento. Entriamo nel merito, quindi la giornata di oggi in maniera molto operativa vi racconto come si svolgerà, vi spiego quali saranno appunto i vari interventi e poi lascio la parola ai relatori. Allora, la giornata di oggi affronta due tematiche sulle quali ci siamo un po' interrogati se forse non sarebbe stato il caso di affrontarle in due giornate distinte, ciascuna dedicata appunto ad un tema, però insomma abbiamo poi deciso di metterle insieme anche perché abbiamo trovato un legame e quindi partiremo diciamo dal tema dell'istruzione e poi affronteremo il tema della cultura. Istruzione e cultura come possibili motori dello sviluppo del territorio. Partiremo dall'istruzione, mi sembra insomma che la motivazione sia facilmente intuibile. La formazione dei nostri ragazzi è senza dubbio un argomento che preme e che interessa tutti noi, quindi dare e garantire ai nostri ragazzi un'opportunità formativa il più possibile di buon livello chiaramente è una cosa che all'amministrazione, alle scuole, agli stakeholder locali, ma insomma poi in generale a tutti i cittadini, io credo debba stare assolutamente a cuore e sono convinta che è così. Ne sono convinta perché vedo tra il pubblico tante persone che appunto sono sicuramente interessate a questo tema, che su questo tema lavorano e si impegnano quotidianamente e quindi questo insomma mi dà già di per sé un feedback, una risposta rispetto a quello che è l'interesse e l'importanza del tema dell'istruzione, che è un tema veramente sentito nella nostra città. Allora io prima di passare la parola al primo intervento di oggi, che è quello della dirigente scolastica, o meglio della preside, come ci piace dire, Marta Bartolini, lascio la parola al vice sindaco che ha coordinato, lo sapete, insomma l'abbiamo già detto nel corso del primo appuntamento, ha coordinato questo progetto nel rapporto anche tra l'amministrazione e la scuola superiore Sant'Anna. Quindi Maurizio Giovannetti. Allora, innanzitutto un grazie a tutti gli intervenuti, sono previsto perché insomma entriamo nel merito. La dottoressa Bartolini è qui perché la prima domanda che ci siamo posti è di come fare a far conoscere la nostra scuola. A volte la nostra scuola rimane un pochino nascosta anche agli stessi cittadini, no? Quindi chi meglio della dottoressa Bartolini, la nostra preside, che ha fatto un percorso di otto anni nella nostra scuola e che in qualche modo ha contribuito a farla crescere, a farla diventare quella che è oggi, avere gli iscritti, i ragazzi che ormai raggiungono quasi stabilmente i 500, più o meno i 500 ragazzi. Quindi ha riportato, mi permetto di dirlo, insomma, ha riportato in alto anche la scuola del liceo, l'indirizzo del liceo, che per qualche tempo ha avuto dei grossi problemi, le ha tuttora, però diciamo a volte anche a massa si crede che il liceo non ci sia più, e che tuttora rimane una scuola di altissimo livello. Questo è un po' anche, insomma, tutti questi 8 anni, se oggi è anche una specie di ringraziamento che è condiviso sia con la dottoressa Bartolini che la dottoressa Rossi, la quale anche lei, mi piace chiamarla più preside, la preside dell'Istituto Comprensivo, che con Marta, diciamo, quest'anno termineranno entrambi il loro percorso nelle nostre scuole e con l'occasione, insomma, ci permetteranno anche di fare un saluto e un ringraziamento. Allora, subito prima di iniziare, io vorrei rivolgere un pensiero a Bruno Bianchi, che ci ha lasciato, è un insegnante della nostra scuola, ha fatto il vicepreside da noi per un po' di tempo, un po' di anni fa, e ci ha lasciato qualche giorno fa, quindi un pensiero veloce a Bruno. Poi vi chiedo scusa se leggo, ma siccome mi hanno detto che ho 15 minuti, poco più, per essere sicura di rimanere nei tempi senza dimenticare niente, ho buttato giù
9 pagine, ma non sarò noiosa perché spero che quello che dico sia uno interessante, due ci metterò nel frattempo qualche aneddoto se mi viene in mente e ogni volta che avete voglia di fermarvi per chiedere qualcosa fatelo perché così diventa quello che in didattica si chiama lezione partecipata, anche se tutto è fuorché una lezione. Comincio. Quando Maurizio Giannetti, che ho il piacere di avere tra i miei docenti, mi ha chiesto di relazionare in questa conferenza, la mia prima istintiva reazione è stata quella di storcere il naso. Infatti, anche se capisco sia difficile da credere, la parte che amiamo la pubblica è quella che meno mi piace del mestiere che faccio, quello che mi ha sempre causato più stress. Sia perché sono fondamentalmente timida, sia perché ho da sempre preferito il lavoro alle vetrine. Subito dopo la reazione istintiva, però, quando è la ragionevolezza che prende il sopravvento sul carattere, ho accettato ben volentieri e anzi gliene sono grata. Per due ragioni. Uno, perché è sempre un piacere parlare di scuola. Per una come me che ha vissuto a scuola e di scuola per 46 anni. Sono entrata di ruolo nel settembre dell'83 e prima avevo alcuni anni di servizio a tempo determinato. Secondo motivo, ho la grande opportunità a 3 mesi della pensione di parlare della mia scuola in Lotti, di fare delle riflessioni a voce alta, di condividerle con tutte voi che siete i portatori di interesse, quelle che l'assessore Marconi ha chiamato stakeholders, ma io non dico perché se no mi multano, ripercorrendo gli ultimi 8 anni che ho passato in questa scuola, cercando di cogliere e rendermi partecipi del senso delle scelte fatte per poi lasciare il testimone a chi verrà dopo di me. In poche parole di fare quello che si chiama in modo più appropriato il bilancio sociale. Una sorta di lascito testamentario mettendo per iscritto ciò che consegno a chi mi succederà in questa avventura. Sono arrivata a Massa dopo aver prestato servizio da dirigente allo Zuccarelli di Sorano, Pitigliano e Manciano nel settembre del 2015. Ho trovato una scuola che stava lavorando alacremente per non perdere l'autonomia. Al tempo, settembre quindi del 2015 c'erano 405 iscritti. Il limite per perdere l'autonomia era 400, quindi si era al limite. Quando misi in Lotti come prima scelta nei trasferimenti, piuttosto che altre scuole che avevano la dirigenza vacante, qualcuno, sia in quello che si chiamava provveditorato, sia in USR, mi consigliò di non farlo, perché appunto mi dissero che era una scuola a rischio, che si parlava già da allora che avrebbe potuto diventare un onnicomprensivo. Non gli detti retta, feci di testa mia e non me ne sono mai pentita. Oggi gli iscritti sono 499 e quelli del prossimo anno, già iscritti nel prossimo anno, sono 509. Perché feci la scelta andando contro quello che mi consigliavano? Per 3 motivi, sia personali che professionali. Il primo, mio marito ha studiato al chimico, molti miei amici hanno fatto il minerario oppure hanno fatto il liceo di Massa. Non ci sono famiglie delle colline metallifere che non abbiano almeno una persona che abbia studiato a Lotti o al Bernardino degli Albizeschi. Ne avevo quindi, a vario modo, a vario titolo, sentito parlare molto, anche prima, sempre molto bene, sempre con quel senso di appartenenza che manca nelle altre scuole e che tanto invidiavo, sia come ex studentessa, io ho fatto Rosmini e questo senso di appartenenza non c'era, e sia come ex docente, ho insegnato per 19 anni al liceo di Follonica e non c'era questo senso di appartenenza. Il secondo motivo, ero profondamente convinta, e oggi lo sono ancora di più, che Massa Marittima meritasse di avere la scuola che aveva sempre avuto e che non ha nulla da invidiare o da imparare dalle altre più grandi e più centrali. E capivo che c'era bisogno di una presenza costante che conoscesse il territorio abbastanza bene,
ma che allo stesso tempo avesse il giusto distacco per capire che cosa non andava, per poter intervenire e risolvere quelle criticità, perché le criticità c'erano e come, e ce ne sono ancora oggi, ma un pochino di meno. Terzo motivo, avendo insegnato per 20 anni, 19, al liceo di Follonica, conoscevo il mood, la percezione che si aveva dei lotti di massa vista dal punto di vista delle altre scuole del territorio. Sapevo quali venivano percepiti come i punti deboli agli occhi di chi insegnava nelle altre scuole. Conoscevo bene che cosa si pensava ai tempi, per esempio, del liceo classico di massa, di quanto si desiderasse da sempre portarlo a Follonica, e conoscevo i motivi per cui lo si voleva lì, politici, ma non solo politici. Quindi la priorità e la mission che mi detti, e della quale parlai immediatamente al sindaco Giuntini e all'allora assessora Laura Tommi in un incontro di passaggio di consegne tra dirigenti che facevo all'Unione dei Comuni alla fine di agosto del 2015. Devo dire che Mitro Luana accolse con entusiasmo questa mia intenzione e il sindaco fu un po' più scettico, ma comunque mi appoggiò, forse intuendo sin da allora la mia determinazione. Ma veniamo di parlare in modo dettagliato di ciascun indirizzo, in rigoroso ordine di istituzione. Il primo indirizzo è l'Istituto Tecnico Tecnologico, oggi Geotecnico, una volta minerario e da sempre riconosciuto nella memoria collettiva come l'Istituto Minerario, prima ancora la Scuola Mineraria. Nel dicembre del 2019 abbiamo celebrato i suoi primi 100 anni, appena in tempo prima dell'emergenza pandemica, che non ci avrebbe permesso di organizzare tutto ciò che riuscimmo a fare tra il 4 e l'8 dicembre di quell'anno. Cosa è stato fatto ce lo racconta la storia. Riuscire a sopravvivere dopo la chiusura delle miniere e dopo una riforma, quella della Gelmini del 2010, che cambiò drasticamente l'ordinamento, è stata di per sé un'impresa. Sandro Poli lo sa, è qui e sa quello che è stato fatto in quegli anni per sopravvivere. Siamo sempre comunque riusciti a garantire il corso completo, evitando ormai da diversi anni le classi articolate che in un certo periodo si articolavano sul chimio. Ora già da diversi anni c'è un corso completo, anche se il numero di iscritti per ogni classe non è altissimo e si oscilla fra i 12 e i 19 studenti. Il geotecnico è in un momento di cambiamento del capitale umano, che vede un cambio generazionale di docenti che potrebbero in prospettiva dare nuova linfa all'indirizzo, curvandolo per esempio sulla sostenibilità ambientale, rendendo così le competenze degli studenti ancora più spendibili nel mondo del lavoro. Gli attuali iscritti di quest'anno sono 74 e anche quelli in previsione per il prossimo anno già iscritti sono esattamente lo stesso numero. Un altro obiettivo che mi proporrei per il futuro, che lo lascio ovviamente come proposta per chi verrà, è questo. Una volta terminati i lavori del palazzetto dello sport e quindi una volta liberati gli attuali locali della palestra, anzi palestrina, perché non è una palestra quella in cui facciamo educazione motoria, trasferirei il museo minerario in quelle stanze per rendere il grande patrimonio in possesso della nostra istituzione più fruibile a tutti, magari entrando nel circuito museale e prevedendone l'apertura al pubblico nei pomeriggi e nei fine settimana, perché tutto il valore sia di minerali sia di libri che è chiuso al primo piano di Via dei Martiri è fruibile solo ai nostri ragazzi. E invece sarebbe importante di aprirlo anche alle università, perché quando nel 2019 venne il professor Macini della Università di Bologna e non fece altro che dire ci sono delle cose che non hanno nemmeno l'università, e quindi sapere che lì dentro è tutto chiuso e non è fruibile perché la scuola il pomeriggio è chiusa, perché il sabato e la domenica, quindi poter
trasferirlo dove c'è attualmente la palestra e quindi dove ci sono anche entrate esterne, sarebbe una bellissima cosa. Non bisogna dimenticare, infatti, scrivevo, che la nostra scuola è in possesso di minerali rari e di documenti storici di grande importanza e di altrettanto valore, debitamente custoditi in cassaforte, che vanno tutelati ma allo stesso tempo resi fruibili a tutti, senza perderne la proprietà, perché che non mi venga in mente che quella roba poi vada altri, è della scuola e deve rimanere della scuola. Se avete delle domande sul minerale, sul geotecnico, altrimenti passo al liceo classico. Vado avanti. Il secondo è il liceo classico, che ha ripreso a formare classi autonome e non più articolate sull'istituto tecnico, come prevedeva il progetto R1. Quest'anno uscirà la prima classe quinta liceo, composta da studentesse eccezionali, sia sotto il profilo umano che didattico. Sono certa che ci daranno grandi soddisfazioni sia all'esame di Stato e anche nella loro carriera futura. Relativamente al liceo e alla sua ripresa, però, è doveroso fare una riflessione. Le ragazze e i ragazzi che sono iscritti alle cinque classi attuali e anche alla prossima prima sono al 90% provenienti dai paesi dell'interno, del Livornese, del Pisano, persino da Follonica, e solo una sparuta minoranza proviene dalla secondaria di primo grado della città di Massa Marittima. Ora, se fossi una docente di quell'ordine di scuola, di grado di scuola, io una domandina me la farei. Perché la nostra scuola, il nostro la scuola di primo grado non riesce a preparare un numero anche minimo ma congruente con i frequentanti di alunni, appunto un numero minimo di alunni che amino le discipline e il curriculum presente nei licei classici? Possibile che su 40, 50, 60, non so quanti siano i ragazzi che escono ogni anno dalle terze medie del Don Breschi, solo così poi siano propensi ad investire su una scuola simile? Non dico che debbano venire per forza al liceo di Massa Marittima, ma possono andare a Grosseto, a Piombino, ovunque, a Volterra, ma che non ci sia appunto un tot di persone che sono vogliose, che sono vocate per questo tipo di scuola. Io nel RAV farei una riflessione, dov'è che si potrebbe migliorare questa cosa? Per il bene della scuola, ma soprattutto della cittadinanza, perché così come c'è bisogno di tecnici, di professionalità diverse, c'è anche bisogno di persone che abbiano una formazione classico-umanistica. Sarebbe un peccato perdere questa opportunità per i nostri figli, quelli di oggi e quelli di domani. Detto questo, il liceo di Massa ha costruito un curriculum che, oltre alle discipline tradizionali, vede il potenziamento dell'inglese con le certificazioni fino al C1, la creazione di competenze di biblioteconomia e archivistica digitale e l'approfondimento delle discipline scientifiche, in particolare dell'astronomia, grazie al docente di fisica che è un esperto della materia. Gli iscritti quest'anno, fino al 2023, sono 58. Se invece i prossimi, quindi dal 2023-2024, c'è un aumento e saranno 64. Una raccomandazione alle famiglie. Attente. Che quando vi dicono che il liceo classico e il liceo delle scienze umane sono simili, vi stanno dicendo qualcosa che non corrisponde alla verità. Non sono assolutamente la stessa cosa e non sono nemmeno simili. Quando dovete iscrivere i vostri figli a una scuola superiore, andate a visitare le scuole, parlate con i docenti orientatori sia della secondaria di primo grado sia con quelli di secondo grado, ma filtratene le informazioni che vi vengono date. Andate alla fonte, leggete gli ordinamenti, guardate le ore previste per ciascuna di
per ciascuna disciplina, ciascuna materia. Parlate con chi quella scuola l'ha già frequentata o la sta frequentando. Spesso, purtroppo, le giornate di orientamento sono una sorta di calciomercato a cui non mi è mai piaciuto partecipare più di tanto. Credo che la miglior pubblicità per le scuole non sia vendere e mettere fuori le bancarelle, ma dimostrare con i risultati raggiunti quello che la scuola riesce a dare. E il liceo classico è un'eccezione, veramente. E lo vedremo con i dati di fatto alla fine di luglio, quando usciranno gli esami di Stato e gli esiti dell'esame di Stato. Domande sul liceo? Io vengo da Prato, quindi io abbiamo una piccola scuola degli elementari che sono sopravvivere con i classi perché la città è stata. Io sono di quelle mamme che spero che il figlio vorrà fare qualcosa, però sinceramente l'avventura riuscire a fare un indagine da genitore, riuscire a fare una bellezza che mi importanza. Intraprendere un percorso di studi classici. Secondo me, almeno io lo faccio sempre per la compagnia, mancano proprio gli stimoli, manca l'educazione, manca la prospettiva fin dalle classi appunto elementari a capire l'importanza, la bellezza del nostro campo. Cioè, magari hanno magari lezioni di importare poco, però non lo so, una lezione, non so, l'origine delle parole, qualcosa che da una grande mi ha più già perché è vero che poi in terza media faranno queste giornate di orientamento, però non è che secondo me non è lavorato in questo senso per 13 anni, poi quando manca un mese alla fine della terza media poi parli un'orale di questo caso, dove peraltro c'è questa concezione che bisogna fare ciò che ha spostato il territorio, no? Cioè, dovrebbe un po' uscire da questo. Sono completamente d'accordo. Quello che devono fare nell'altro ordine di scuola non sono io a doverlo dire. Portateli non solo nelle giornate ma la nostra scuola è aperta. Voi chiedete, e anche se sono più piccoli, venire a vedere una lezione di greco, soprattutto in una prima, venire a vedere cosa fanno, che non fanno solo il greco. E chiunque faccia e sia abituato a studiare un certo tipo di materie, poi c'è la strada aperta ovunque, poi è bravo anche nel computer, molto meglio degli altri che fanno solo quello. Ci vorrebbe un po' d'aiuto dalla società, che ovviamente non c'è, no? Perché si tende subito a vedere l'immediatezza delle cose e l'immediatezza del classico non la si vede perché è un investimento sul futuro. Al momento si vede, ma quegli altri sono fuori che giocano, io invece devo stare un po' di più sui libri, senza pensare che questo poi uno se lo ritrova dopo. Un pezzettino per uno, mettiamocelo e alla fine vediamo se si riesce a far capire questa cosa. Fanno tante ore, fanno ore in più di inglese, si è cercato di dare, fanno delle cose con l'astronomia proprio per far vedere che classico non vuol dire per forza antico o comunque obsoleto o non più di moda. È classico perché è valido, è universale, è valido per il futuro. Se capissero questo, le persone, chiunque, perché poi, cioè, così come tutti i tipi di scuola, non tutti possono fare tutto, quindi è giusto che ogni bimbo trovi la sua strada e quello per cui si sente più portato. Però è strano che appunto su tanti bimbi che ci sono nella zona soltanto poi non riesco a credere che non ci siano più persone portate per questo tipo di cultura. Ecco. E su questo io farei una riflessione proprio, non solo la scuola, il comprensivo, ma anche noi come superiore, anche le famiglie, anche i politici, anche chiunque possa in qualche modo riflettere su questa cosa perché poi mancano, eh? I tecnici sono importanti, ma anche
altri tipi di professionalità. Vado avanti. Il professionale manutenzione e assistenza tecnica. Già sezione staccata del professionale di Arcidosso, è diventato parte dell'OTTI nell'anno scolastico 1994-95. Nel 2017 però si è deciso di iniziare un percorso burocratico che prevedeva una propria denominazione per questo indirizzo, che si è concluso dopo pochi mesi. Lo abbiamo chiamato Don Luigi Rossi, per ricordare una figura massetana che tanto ha dato a questa scuola e a Massa tutta. Personalmente ho un legame particolare con il ricordo di Don Luigi, in quanto il mio padre era uno degli orfani cresciuti nella struttura diretta da questo sacerdote. E quindi i due istituti professionali si chiamano Don Luigi Rossi dal 2017. Quindi se anche il Comune non ha avuto letto sulla torre massetana che qualcuno si lamentava che ancora non è stato dedicata una via a Don Luigi, almeno la scuola ce l'avete dedicata a Don Luigi. Anzi, due indirizzi. La riforma dei professionali del 2017 ha rivisto l'ordinamento, dedicando più ore ai laboratori di elettrotecnica e di elettronica. Ciò permette a tutti i ragazzi di trovare lavoro subito appena diplomati. Abbiamo già domande di offerta di lavoro, quindi, per i ragazzi che non si sono ancora diplomati, per quelli che si diplomeranno. E quelli che si sono diplomati l'anno scorso già lavorano tutti, più o meno stabilmente, ma lavorano già tutti. Abbiamo comprato delle saldatrici e in un futuro, spero davvero prossimo, il nostro obiettivo è quello di formare dei saldatori, che pare essere una figura professionale altamente qualificata e molto richiesta. Gli attuali iscritti sono 100, mentre 98 sono gli iscritti per il prossimo anno scolastico. Domande sul manutenzione? Bella sta musica. Infine l'istituto professionale enogastronomico, è il piccolino di casa. Inauguriamo le cucine proprio nel novembre del 2015. Oh, di qualcuno deve essere. Perfetto. Dopo aver fatto una prima cerimonia di presentazione nella primavera dell'anno scolastico precedente. Gli attuali iscritti sono 128. 132 saranno gli iscritti nel prossimo anno scolastico. Quando arrivai, gli studenti dell'enogastronomico andavano a fare i laboratori di sale e di cucina al Sant'Anna. Ma dopo poche settimane riuscimmo a mettere tutto a posto dal punto di vista burocratico affinché potessero iniziare le attività tecnico-pratiche dei nostri locali. Pian piano siamo riusciti ad allestire e potenziare con nuovi strumenti e macchinari i due laboratori, rendendoli efficienti e moderni, piccoli, ma dotati di tutto ciò di cui c'è bisogno. Ad oggi, grazie all'amministrazione comunale, abbiamo una serra situata nel cortile posteriore della sede centrale in via della Manganella, dove i ragazzi coltivano ortaggi e spezie a chilometro zero, che poi riutilizzano nelle lezioni di cucina durante le ore di laboratorio. Sono arrivate in questi giorni 15 serre idroponiche da interno che abbiamo potuto acquistare con i fondi vinti tramite uno dei tanti progetti europei PON a cui abbiamo partecipato nel corso di questi 8 anni. Sono state posizionate nei due plessi, poiché oltre ad essere molto utili per la coltivazione di piante officinali e fiori, saranno gestite dai tanti ragazzi con bisogni educativi speciali iscritti al corso enogastronomico. Di quanto è stato possibile raggiungere in questi anni per questo indirizzo relativamente nuovo, devo ringraziare tutto il personale della scuola che negli anni si è reso disponibile a organizzare eventi per reperire fondi, anche in collaborazione con diverse associazioni del territorio, primo fra tutti il Rotary Club di Massa Marittima.
L'istituto professionale enogastronomico nostro, seppur piccolo rispetto a quello di Grosseto o al Saffi di Firenze o all'Artusi di Ghiacciano, solo per citarne alcuni, è famoso a livello nazionale perché riusciamo ogni anno a vincere dei concorsi a livello nazionale, come da ultimo, non per ultimo, il Cooking Quiz che c'è stato in questi pochi mesi fa. Dallo scorso settembre, poi, siamo anche riusciti, impresa non da poco e per la quale ci siamo dovuti rivolgere all'Avvocatura dello Stato, a rientrare in possesso dei locali di un bar e di un bagno per disabili storicamente dati in gestione a privati. Ciò ha permesso non solo di non fare dei rientri pomeridiani per poter effettuare tutte le ore di laboratorio previste in orario mattutino, dall'ordinamento conseguente alla riforma dei professionali del 2017, che va a regime a partire da questo corrente anno scolastico, ma di poter anche avere un terzo laboratorio, in questo caso di bar, di caffetteria, oltre quelli preesistenti di sala e di cucina, in cui acquisire ulteriori competenze e svolgere ore di PCTO, l'ex alternanza scuola-lavoro. E non di poco conto guadagnare soldi, fondi da reinvestire nella scuola, diminuendo per esempio i prezzi di vendita. Non mi pare cosa da poco, anzi, credo sia dovere di ogni amministrazione e di ogni amministratore di soldi pubblici. Chi volesse capire come sono andate effettivamente le cose, tutta la procedura di reintegro di questi locali, può andare su Amministrazione Trasparente sul sito della scuola e cercare la delibera numero 103 del Consiglio d'Istituto del 30 giugno 2021, che riporta tutti i passaggi tratti da documenti ufficiali a dimostrazione della legittimità del reintegro dei locali nella gestione del nostro istituto. Perché si è detto un po' di cose non vere in questi mesi. Una curiosità al proposito: ci ho perso talmente tanto tempo e anche un bel po' di fegato in questa impresa in cui ho ricevuto l'aiuto solo dell'Avvocatura dello Stato, che ho voluto lasciare un segno anche per gli anni futuri. Infatti, su suggerimento di un docente particolarmente creativo, il bar ha un nome particolare che si chiama Bartolini, con tanto di insegne e di logo appeso alla porta. Domande? Non dimentichiamoci della presenza di un corso serale per adulti, incardinato nel nostro istituto, a cui si iscrivono circa 14 allievi per ciascun anno scolastico. Essendo un corso che permette molta flessibilità, poiché studiato per gli adulti e per i lavoratori, la frequenza è spesso limitata e saltuaria, ma ciò permette comunque di acquisire le competenze necessarie per conseguire un diploma di cuoco addetto alle cucine. Ovviamente si tratta di una grossa opportunità per il territorio e questo per molti motivi. Prima di tutto perché spesso permette di recuperare studenti in dispersione scolastica, cioè coloro che per vari motivi smettono di frequentare per poi riprendere la frequenza quando sono più grandicelli e quindi adulti. E poi perché permette a chiunque abbia voglia di prendere un diploma, che ormai è necessario per qualsiasi tipologia di lavoro, e può farlo anche in età adulta, anche lavorando, portando a compimento quell'idea di lifelong learning, di educazione permanente lungo tutto l'arco della vita, che è il cardine di qualsiasi società civile che voglia tenere il passo con i tempi. Non sono tantissimi gli iscritti, anche questo è un po' strano, forse non tutti sanno, ma è possibile acquisire un diploma a tutti gli effetti, e quindi anche solo per fare domanda negli ATA per collaboratore scolastico. Praticamente in 3 anni invece che in 5, perché è possibile fare il primo e il secondo biennio in un anno solo, se siamo motivati. Quindi diciamolo perché appunto sono aperte le iscrizioni e per questo particolare tipo di
indirizzo sono aperte fino alla fine di ottobre. La nostra scuola è anche agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana. Grazie a questo possiamo organizzare corsi sia per i nostri studenti sia per esterni, come i corsi per ottenere l'HACCP o le certificazioni linguistiche o l'ICTL. Soprattutto le certificazioni linguistiche di inglese, che al mio arrivo non erano così popolari, stimolate anche dalla ripresa del liceo classico, sono oggi un nostro fiore all'occhiello, in quanto i nostri studenti riescono a raggiungere risultati come il C1, che non sono altrettanto frequenti in altre scuole. L'agenzia e di conseguenza la scuola ha la certificazione di qualità ISO 9001 del 2015, per ottenere la quale ci sottoponiamo annualmente ad un audit, in inglese audit in latino, da parte di un ispettore che per rilasciarla analizza in dettaglio e a 360 gradi le attività, i processi e i risultati ottenuti dall'organizzazione scuola. E poi lascio in eredità a chi prenderà il mio posto una serie di potenziamenti, di strumentazioni che da una parte rendono possibile l'utilizzo di nuove metodologie didattiche e dall'altra la semplificazione amministrativa della segreteria. Infatti, tutte le aule e tutti i laboratori sono ormai dotati o di una LIM o di un Digital Board Monitor Touch, oltre che di un proiettore, che, qualora i docenti vogliano e possano utilizzarli, permettono di diversificare la didattica, di personalizzarla per la valorizzazione di tutti e di ciascuno. Allo stesso tempo, pur con un po' di refrattarietà da parte di qualcuno, poiché la digitalizzazione rappresenta un grosso cambiamento di mentalità. Sia la segreteria, sia le comunicazioni scuola-famiglia sono improntate al ricorso della rete. Gli stessi pagamenti vengono tutti fatti ormai tramite pago in rete, per esempio. Quindi a volte c'è bisogno di dare un po' di supporto alle famiglie che non sono ancora abituate a lavorare in rete. Però è tutto predisposto nella nostra scuola. Come di norma, approfitto di questo mio intervento per ringraziare tutti gli enti e le associazioni con cui abbiamo collaborato in questi 8 lunghi anni, citando però nel contempo i principali progetti e realizzazioni che abbiamo raggiunto insieme. Grazie all'amministrazione comunale in primis, nella persona del sindaco Giuntini e degli assessori Giovannetti, Gucci e Marconi, ma un ringraziamento, non mi ricordavo il nome dell'ultimo Terrosi, e quindi ci ho messo i puntolini e Terrosi lo dico ora, ma un ringraziamento affettuoso va anche e soprattutto all'ex assessore Luana Tommi, che non c'è ma che con tanto entusiasmo ha portato avanti insieme a me la battaglia per la rinascita del liceo classico 8 anni fa. Con l'assessore Giovannetti invece ci siamo impegnati sul fronte trasporti, da e per Suvereto, riuscendo a dare l'avvio ad una nuova linea gestita da Amitur per tutti coloro che abitano nella zona Val di Cornia e che sono numerosi. Per il prossimo anno si prevedono 74 studenti, ad oggi sono 61. Partirono in 9, quando arrivai era un pulmino privato di 9 famiglie che avevano così da soli si erano inventati questa opportunità. Poi da 9 sono arrivati, mi sembra 19, poi 21 e ora sono 74. Con l'assessore Gucci e le pari opportunità stiamo organizzando insieme ad alcuni studenti dell'enogastronomico il buffet che sarà offerto per la formazione per la premiazione del concorso Mariella Gennai il prossimo 9 giugno. Grazie alla Biblioteca Comunale nella persona della dottoressa Pieraccioli, con la quale abbiamo fatto progetti interessantissimi, sia letterari sia di astronomia, andando ad implementare le lezioni del professor Francesco Caporale, docente di fisica della nostra scuola, effettua da anni relativamente all'osservazione del cielo.
Grazie all'Avis che ogni anno è venuto ad incontrare i nostri ragazzi e negli ultimi due ci ha proposto un significativo concorso per divulgare la cultura della donazione del sangue e del plasma. Abbiamo la premiazione il prossimo 5 giugno. Grazie al Rotary Club, che già citavo in precedenza, per averci dato una mano in ogni occasione in cui avevamo bisogno di implementare le strumentazioni e con il quale si perpetua una collaborazione continua e sinergica. Grazie alle aziende del territorio, Solmine, Venator, Crosa, Elettro, Marvio Consult, per citare quelle con cui i rapporti e gli scambi sono stati costanti e proficui, sia sotto il profilo didattico che del potenziamento dei laboratori. Numerosi progetti pratici, dall'impianto idrico della Serra con Elettromar all'allestimento del laboratorio di meccanica con la ditta Crosa, e le donazioni in gas cromatografo da parte della Venator o di altre strumentazioni chimiche da parte della Bioconsult. E potrei continuare, ma non è il caso. Grazie alle forze dell'ordine. Nella persona del capitano Giannetti, che li rappresenta tutti, compresi i carabinieri forestali. Con la tenenza abbiamo condiviso situazioni critiche da prevenire e a volte da risolvere. In tutti loro ho sempre trovato un supporto, una sponda, un aiuto sia morale sia pratico in ogni occasione. Con la forestale abbiamo fatto progetti impegnativi ma di grande soddisfazione sia nel cortile interno dietro la scuola in via della Manganella, dove è stato creato un bosco diffuso in cui è possibile condividere la posizione delle piante su una mappa digitale e che permette la riduzione dell'inquinamento implementando il patrimonio verde di ossigeno, sia alla Marsiliana, dove i nostri ragazzi insieme ai carabinieri forestali hanno studiato gli equilibri ecologici della piccola valle rurale, analizzandone le caratteristiche geologiche e le risorse presenti allo scopo di mettere a dimora le piante officinali più adatte e creare una sentieristica mirata. Grazie ai presidenti del Consiglio d'Istituto, al signor Luciano Bartolozzi prima e al signor Enrico Maestrini poi, con i quali abbiamo risolto diverse situazioni critiche interne alla scuola. Sono sempre stati presenti, empatici, collaborativi e propositivi, portando il punto di vista delle famiglie all'interno dell'organo collegiale decisionale più importante all'interno della scuola. Grazie al personale ATA, grazie ai docenti, senza i quali non sarebbe stato possibile fare niente di tutto ciò che è stato fatto e continua ad essere fatto quotidianamente. Grazie infine alle famiglie che ci hanno scelto dandoci fiducia, affidandoci i loro figli nel momento più importante e delicato della loro vita, l'adolescenza. E ora le raccomandazioni, non bastano i ringraziamenti. Prima di tutto raccomando a tutti coloro che a vario titolo avranno un ruolo decisionale di spendere bene i soldi del PNRR. La nostra scuola ha in essere 3 progetti triennali, di cui quindi non vedrò il compimento, ma di cui ho curato la parte più importante, quella della stesura e della programmazione. Quando parlo in prima persona non parlo di me come Marta Bartolini, ma di me come dirigente, quindi intendo la scuola. Il primo riguarda la dispersione dei divari territoriali, che prevede percorsi di mentoring e orientamento individualizzati in orario curricolare, percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento attraverso attività che incentivano la volontà di applicarsi e di scoprire competenze necessarie in una prospettiva di educazione permanente. Percorsi di orientamento con le famiglie per avvicinare culture e mentalità diverse attraverso momenti di incontro non formali, laboratori formativi co-curriculari che rispondano a esigenze occupazionali. Abbiamo intenzione, per esempio, di fare dei laboratori di manutenzione di cicli e motocicli, di freestyle barman, cake design, latte, tutti i disegni che si fanno sui cappuccini, o motivazionali legati a interessi giovanili anche in lingua straniera, murales, cinema, teatro, ma anche blogger, creazione di podcast
e quant'altro per la divulgazione scientifica e le attività sportive e di scrittura creativa di testi musicali. Questo per il primo progetto dei divari. Poi il secondo riguarda le aule. Le attrezzature di alcune aule laboratorio già presenti nella scuola verranno implementate ed aggiornate. L'aula del CAD, l'aula di topografia, di geologia, di fisica, sala, cucina, elettronica, rappresentazione grafica e disegno tecnico e di chimica. Ma ne saranno create di altre completamente nuove per favorire l'apprendimento attivo, la collaborazione e l'interazione fra studenti e docenti, la motivazione ad apprendere, il benessere emotivo. Si è pensato, uno, di allestire un laboratorio per le lingue straniere, perché quello che abbiamo è obsoleto. Due, di creare uno, un laboratorio di storia dell'arte, con la possibilità di visitare digitalmente i musei tramite i visori 3D, di cui le nuove tecnologie sono dotate. Tre, di creare un'aula dedicata alla percezione del corpo, al rilassamento e alla sensorialità attraverso un approccio olistico pensato per i ragazzi BES, ma non solo per loro. Terzo progetto, c'ho poco, ma noi lo più, però ormai vi faccio la lista di quello che sta intenzione di fare. Ai dirigenti, o non gliela date la parola o se no c'è da far le vaglia. Il terzo progetto è sui laboratori. Si è chiamato Digi for Work ed intende creare con questi fondi due laboratori professionalizzati. Una biblioteca digitale e un laboratorio di digital maker. Il primo ambiente, oltre alla digitalizzazione della biblioteca, vuole ammodernare e digitalizzare un luogo centrale e storico dell'istituto, creando uno spazio di incontro e di creatività con l'introduzione delle nuove tecnologie e locazioni differenziate per nuove tipologie di lavoro. Il laboratorio, secondo, è di Digital Maker e prevede la creazione ex novo di un laboratorio dove gli strumenti tecnologici, primi tra tutti le stampanti digitali, saranno messi a disposizione degli studenti sotto la supervisione di docenti formati appositamente. Lascio perdere la spiegazione a questo punto, così si fa prima, e raccomando alla fine, quindi al personale scolastico, alla politica presente e futura, ma soprattutto ai cittadini di massa del territorio, di tenere a cuore questa scuola. È piccola, ma è un gioiellino di cui dovete avere cura. È una scuola che funziona. Chi se ne va se può ritorna, oppure va via solo perché è costretto. Chi resta è perché ha vissuto altre realtà precedentemente, ha capito la differenza e non se ne va. Un dirigente presente, come ho modo di dire io, penso di esserlo stata, in una scuola in questo modo riesce a conoscere personalmente tutti gli studenti, tutto il personale, ad incontrare tutte le famiglie, a riceverle quasi in tempo reale, ad incontrarle quasi tutti i giorni, ha la possibilità di seguire le attività, i progetti, il percorso scolastico di tutti e di ciascuno. Attenti che nelle scuole più grandi questo non è possibile. Non perché sono migliore di altri o gli altri peggio di noi, ma non è possibile. E quindi ricordate che è un valore aggiunto che si dà spesso per scontato, ma non lo è. Massa è una città piccola, relativamente pochi abitanti, ed è molto vicina ad un'altra città, più grande numericamente e quindi politicamente probabilmente più potente, potenzialmente fagocitante. Dovete proteggere questa vostra scuola, darle fiducia e nello stesso tempo pretendere che funzioni al meglio. Partecipate alla vita della scuola, perché solo partecipando al dialogo educativo scuola-famiglia si riescono a vedere le cose da due punti di vista per il bene dei vostri figli, perché il ruolo della scuola e quello delle famiglie sono diversi ma complementari e sia l'uno che l'altro riescono a funzionare solo se si va nella stessa direzione. Ho finito. Allora,
grazie. Grazie alla preside Marta Bartolini. Io credo che con questo intervento così completo e così accalorato abbia reso abbondantemente quell'idea di comunità che noi avevamo in testa quando siamo partiti con questo progetto verso Massa 2025. La nostra è vero, è una dimensione piccola, come piccola è la dimensione della nostra scuola, però la nostra scuola ha rappresentato per questo territorio una risposta importante e un valore davvero significativo. C'è il tema dell'opportunità. L'Istituto Lotti è un'opportunità non soltanto per i ragazzi di Massa Marittima, ma anche per i ragazzi di un territorio molto allargato. Ce lo dimostra il fatto che ogni anno all'Istituto si iscrivono non solo i ragazzi residenti nella zona interna, quindi Montieri, Monterotondo, fino a Castelnuovo Val di Cecina, Sasso Pisano, Comarance, ma anche tanti ragazzi che provengono dalla Val di Corna, Sassetta, Suvereto, che affrontano le problematiche del trasporto pubblico, del trasporto scolastico e che raggiungono Massa Marittima come meta appunto per la loro formazione. È proprio in questo senso di opportunità che il Comune di Massa Marittima durante il 2022 ha avviato un dialogo con la Fondazione ITS di Code Valdelsa. La Fondazione si chiama Fondazione Energia e Ambiente e propone corsi di formazione tecnico superiore rivolti ai ragazzi diplomati. Quindi sono due anni di formazione specifica che si va a fare direttamente in connessione con le aziende del territorio post diploma. Non sostituisce un corso universitario, ma tutto questo ce lo racconta Emiliano Bravi, che invito al tavolo delle relazioni, vicepresidente della Fondazione ITS Energia e Ambiente di Colle Valdelsa. Grazie Assessore, ho anche io qualche appunto, ma sarò brevissimo, perché mi sembra che la voglia di ascoltare e di partecipare sia importante. Io voglio iniziare dalla fine. Innanzitutto ringrazio chi ha voluto organizzare un'iniziativa del genere, perché e chi ha invitato la Fondazione ITS. Perché guardate, non è scontato avere un'amministrazione che, partendo dal passato e dalle proprie origini, guarda al futuro con la formazione e la cultura, perché non sono due elementi disconnessi l'uno all'altro. La formazione crea cultura, la cultura crea formazione. E dobbiamo sempre ricordarci da dove proveniamo. E voi nel 2025 ha preso 800 anni di storia, per cui insomma penso che l'amministrazione abbia voluto collegarsi al passato per crescere e non fermarsi. Io rappresento in questo momento la Fondazione ITS Energia Ambiente di Colle Valdelsa. Il sistema, probabilmente non tutti conoscono il sistema delle fondazioni ITS. ITS è un acronimo di Istituto Tecnologico Superiore, è un Academy. Precedentemente, fino alla riforma di qualche anno fa, nella legge di qualche mese fa, erano sporadici. Oggi è un percorso formativo istituzionalizzato con un diploma ministeriale. Il sistema ITS è molto particolare perché è una fondazione nel quale cerchiamo di collaborare direttamente in modo fattivo con feedback direttamente con le imprese. Il sistema lavoro entra direttamente nella creazione dei corsi e noi cerchiamo di leggere i bisogni e i fabbisogni del sistema lavoro. I nostri corsi sono di due anni, nel quale cerchiamo di mettere insieme una prima parte teorica, ma soprattutto una parte fattiva in impresa. Non pensiate che i nostri corsi magari siano fatti da docenti che provengono magari da istituti tecnici, ma sono i docenti per il 60% direttamente professionisti che appartengono al mondo lavorativo delle imprese al quale noi collaboriamo.
Il sistema ITS in Italia rispetto al sistema ITS Academy del resto d'Europa è molto indietro. Noi non siamo nemmeno un bambino e gli altri sono adulti, noi siamo proprio in gestazione. Abbiamo, se pensiamo che il sistema ITS in Francia e in Germania conta circa 900.000 studenti l'anno, noi in Italia nell'ultimo biennio abbiamo circa 20.000 studenti. Questo ci fa rendere conto quanto siamo indietro rispetto al sistema Europa su questa tipologia di formazione. L'Academy ITS non si vuole assolutamente sostituire, e non è questa la sua volontà, al sistema universitario, anzi. È un percorso parallelo. Normalmente quando si esce dalla scuola superiore e si ha un diploma, le strade che pensiamo sono due: o andiamo direttamente nel mondo del lavoro con la formazione che ci ha dato il sistema scolastico, oppure continuiamo il nostro percorso formativo con il sistema universitario. Sono due posizioni diverse. Noi siamo la terza via, noi siamo la via istituzionalizzata dalla legge dello Stato ed anche dalla normativa europea. Noi andiamo a offrire due anni di corsi altamente professionali, altamente specializzati, tecnologicamente avanzati, sia con lezioni in classe, soprattutto nel primo anno, ma soprattutto il secondo anno facciamo scuola lavoro e stage. E quando parlo di stage e scuola lavoro, non pensiate allo stage classico che spesso è sfruttato da parte delle imprese. Quando parlo di stage ITS, il nostro studente viene accompagnato costantemente e quotidianamente all'interno del mondo lavorativo dai professori che li hanno seguiti nell'anno precedente. Di conseguenza, al momento del diploma riconosciuto dal Ministero, sono pronti immediatamente a mettere la loro professionalità creata in questi due anni al servizio del mondo del lavoro. Noi come mondo ITS nell'ultimo biennio abbiamo avuto un'accelerazione importante, non solo perché il governo Draghi ha inserito 1,5 miliardi di finanziamenti del fondo PNRR per gli ITS, nello specifico la Fondazione ITS Energia e Ambiente, nel quale sono vicepresidente, cercherà di sfruttare 3,5 milioni non solo per riorganizzare le proprie sedi, ma soprattutto per alimentare e organizzare quei laboratori e quel legame e quel feedback con la professionalità dell'impresa al quale noi costantemente ci rivolgiamo e le imprese si rivolgono a noi, perché quello che vogliamo fare è di riuscire ad far essere pronti i ragazzi con la formazione direttamente sul campo. Se poi pensiamo anche che i due anni di diploma ITS valgono i crediti anche per determinati tipi di corso universitario, questo non vuol dire che si va a sostituire, lo ripeto, perché altrimenti si va faccio ciò che magari qualcuno ha detto, vado a fare pubblicità e a cercare ragazzi. Noi non vogliamo sostituirci al mondo universitario, a un'altra formazione ben diversa, ma noi vogliamo, siamo la terza via. Perché è particolare? Perché l'ho detto prima, perché abbiamo un rapporto diretto con il mondo imprenditoriale. Le fondazioni sono a partecipazione delle imprese e nello specifico ITS che negli ultimi 4 anni ha avuto una crescita del 300% di partecipazione delle imprese, dell'80% di partecipazione delle attività e dei corsi. Abbiamo partner importanti come Enel, Enel Green Power, Estra, Sei Toscana, Siena Ambiente, Fimmer, Pramac, e nell'ultimo anno sono entrati come soci fondatori oltre
a imprese legate all'energia e all'ambiente e anche imprese legate al mondo aretino e dell'oro. Questo perché? Perché quando si parla di energia e di ambiente spesso ci si ferma soltanto alle energie, alla formazione e alla creazione di energia, ma oggi in questo settore, in questo momento, grazie al Green New Deal e soprattutto grazie anche alla crisi dell'approvvigionamento di materie prime, le imprese cosa stanno facendo? Stanno cercando di recuperare e di ottimizzare i loro processi. Noi interveniamo in quel settore grazie soprattutto alle necessità e ai bisogni che le imprese ci dicono quali sono per loro, e andiamo a formare e a creare i corsi riconosciuti appunto dalla Regione Toscana e dal Ministero in base alle loro necessità. Se pensiamo che negli ultimi 4 anni l'attenzione non solo è aumentata del TS, non solo delle imprese, ma anche degli enti locali, noi come ITS Energia Ambiente abbiamo aumentato anche la partecipazione degli enti locali, fra cui il comune di Massa. Perché? Perché c'è una visione da parte degli enti locali di voler partecipare, di voler fare in modo che la propria comunità sia legata alla formazione, una formazione altamente specializzata, tecnologicamente avanzata 4.0. E quello che è importante dire per quanto riguarda il mondo ITS è che noi, i nostri programmi sono costantemente formati in base alle necessità del mondo e dell'imprenditoria. Non solo l'imprenditoria nel nostro caso legato a energia e ambiente, ma se guardo gli altri 8 ITS del sistema ITS Academy Toscana, ognuno di noi ITS non si sovrappone all'altro, ma ognuno di noi è il baricentro di un settore, perché è inutile creare e fare concorrenza sbagliata a danno della formazione. La Regione Toscana vuole che noi andiamo a coprire tutto il sistema e tutto il territorio toscano in questi nuovi settori, che vanno dalla meccatronica alla meccanica, alla moda, alla salute, con le biomedicali, all'edilizia. Questo perché il sistema, la terza via della formazione, oggi diventa sempre più importante, perché in questo momento il mondo del lavoro sta cambiando velocemente e soltanto un'organizzazione, una partnership, formazione, imprese riesce a intercettare quei bisogni che le imprese stesse hanno bisogno per la formazione di personale altamente qualificato all'interno delle imprese. Perché uno studente che esce col diploma ITS non può avere giustamente anche le stesse caratteristiche di un studente che esce da ingegneria. Sono due cose completamente diverse e che non si sovrappongono, ma collaborano a vicenda. Se pensate anche alla crescita che hanno avuto gli ITS, nello specifico il nostro ITS negli ultimi 4 anni, e concludo perché la serata sarà lunga, penso di aver mantenuto la promessa essendo stato velocissimo. Noi abbiamo avuto un aumento delle imprese partecipanti al nostro ITS dal 2019 ad oggi del 300%. Le scuole che partecipano e vogliono istituire corsi e partecipano alla formazione con i loro professori, con i loro locali, con il loro feedback, l'abbiamo raddoppiato. Da 3 siamo passati a 6. All'interno abbiamo le 3 università social, le 3 università toscane, Siena, Pisa e Firenze, abbiamo agenzie formative, gli enti locali, come ho detto prima, sono aumentati, ma soprattutto sono aumentati i ragazzi. Nell'ultimo quadriennio siamo passati da avere 30-40 ragazzi per 3 corsi, cioè il minimo indispensabile, oggi abbiamo 156 ragazzi su 6 corsi in attivo. L'ultima cifra, e poi non vi tedio più sull'argomento ITS, è che i diplomati ITS hanno circa poco più dell'80% di
assunzioni, cioè su fatto 100 ragazzi, 80 ragazzi hanno l'assunzione a tempo indeterminato direttamente in imprese nel quale hanno fatto formazione. Ma questo perché è logico, le imprese hanno preso un ragazzo con determinate caratteristiche, con un libro bianco lo hanno formato e creato a loro immagine e somiglianza. Devo dire, finisco qui, che come TS siamo sopra la media, abbiamo l'86% e l'anno del Covid, dei ragazzi del Covid, abbiamo avuto il 100%, 25 ragazzi formati a ITS che oggi lavorano a tempo indeterminato nelle nostre imprese, che vanno da Pramac, Filmer, Gruppo Sintel, e gli ultimi sono stati assunti a Pramac. Perché anche il gruppo Orafo guarda il settore dell'energia e del risparmio delle energie rinnovabili in modo con curiosità, ma soprattutto con appetito, perché il mondo lavorativo sta cambiando e di conseguenza penso che anche il mondo della formazione e dell'istruzione debba fare un salto di qualità. Ben esempio è stato l'intervento che mi ha preceduto, che complimenti davvero. Io avevo fatto, e Irene lo sa, mi ero scritto, visto chi mi ha preceduto e l'enfasi e la voglia e il cuore che ci ha messo leggendo la sua storia qui a Massa Marittima, ho detto non voglio leggere perché altrimenti tutti si ricordano l'intervento precedente, insomma, ecco. Però visto la voglia che tutti insieme, imprese, sistema scolastico e il sistema ITS sono i tre fattori fondamentali per creare lavoratori e professionalità importanti, perché veramente nel 2023 il mondo del lavoro sta cambiando e nel giro di pochissimi mesi le necessità delle imprese stanno cambiando, e le imprese, soprattutto quelle che conosco io, che va da Enel, NGP, quelle ho detto precedentemente, non riescono a trovare professionalità che escono dal mondo della scuola pronte per il mondo lavorativo. Ma non perché la scuola non li prepara, perché manca quello step decisivo che è la scuola lavoro e formazione. La stessa che ho vissuto io al momento della giurisprudenza, non sapevo nemmeno come si entrava al tribunale alla fine. E grazie, buona serata e buona continuazione. Grazie ad Emiliano Bravi. Ecco, dicevamo appunto questo senso dell'opportunità, no? Nessuno di noi, insomma, pensa di diventare un territorio, diciamo, oggetto di interesse da parte di un corso universitario. Ce ne sono alcuni vicino a noi, sicuramente di grande qualità, che rispondono alle esigenze di quei ragazzi che scelgono appunto la strada della formazione universitaria, però in qualche modo, e mi riallaccio all'intervento di Marta Bartolini, quel mandato morale che ci ha lasciato Don Luigi, no? Quindi l'importanza della formazione dei nostri ragazzi potrebbe forse trovare una risposta successivamente al diploma nell'opportunità che rappresenta un corso tecnologico come appunto lo è l'ITS. Quindi noi come amministrazione abbiamo fatto questa scelta, quella di rivolgersi all'ITS di Colle Valdelsa, non all'ITS di Grosseto, che ha una piegatura diversa, perché IT, così si chiama, è rivolto agli aspetti dell'enogastronomia e ha sicuramente un bacino di utenza, mi verrebbe da dire forse da Grosseto in giù, no? Quindi un'apertura prospettica a tutto quello che è l'aspetto appunto della enogastronomia, ma anche un po' della produzione aziendale, diciamo, che ha delle modalità e dei luoghi e degli ambienti sicuramente più ampi delle nostre micro aziende agricole, delle nostre imprese. Invece alle nostre spalle tutta la parte, diciamo, delle colline metallifere e dell'area geotermica in qualche modo potrebbero rappresentare davvero un pacchetto di imprese interessate, e sono già di fatto
dentro all'esperienza della Fondazione ITS Energia e Ambiente, per cui anche i nostri ragazzi in qualche modo potrebbero davvero usufruire di questa opportunità qualora 25 di loro, no, scegliessero questo percorso formativo post diploma, che, come giustamente ha detto Emiliano Bravi, non sostituisce in alcuna maniera una formazione universitaria. Allora, noi andiamo avanti velocemente perché insomma il tempo scorre, gli interventi ancora sono tanti e lunghi. Posso chiedere scusa perché ho fatto un errore iniziale, non ho citato, ho saltato a fare una pagina Allora, questa la mettiamo nel comunicato stampa di domani. Va bene, la mettiamo nel comunicato stampa. Allora, andiamo avanti. Noi avevamo preparato un velocissimo fuori programma perché, l'abbiamo detto prima, le due dirigenti scolastiche, sia la dottoressa Marcella Rossi dell'Istituto Comprensivo che la preside Marta Bartolini dell'Istituto Lotti, a fine anno, o meglio al 31 di agosto, insomma, ci lasciano per diventare, come si dice, dipendenti dell'INPS, però a tempo indeterminato. Allora io vi inviterei a venire qui perché, e inviterei anche il sindaco, perché noi abbiamo preparato un pensiero per voi che insomma forse vi potevamo dare anche in un'altra sede, però invece alla fine abbiamo pensato che questa fosse la sede opportuna. Quindi la prima va alla dottoressa Marcella Rossi. Noi la volevamo ringraziare, preside, perché ci rendiamo conto di quanto sia complesso gestire un istituto comprensivo che ha 14 plessi spalmati su 3 comuni differenti, in una zona estremamente complicata per quanto riguarda i trasporti scolastici, ricca di aree interne in cui, e c'è stata la testimonianza diretta di un genitore, diciamo, regnano le pluriclassi, con tutte le difficoltà del caso, soprattutto insomma anche l'alto numero di bambini stranieri che a volte arrivano nella nostra scuola e non parlano una parola di italiano. Allora la scuola diventa davvero un presidio di accoglienza e diventa il primo passo per la costruzione della nostra comunità, perché quando i bambini escono dopo 8 anni di scuola dall'istituto comprensivo, comunque fanno parte, si sentono parte integrante della nostra comunità. Per cui insomma io credo che il lavoro di un dirigente scolastico in un contesto così complesso sia un lavoro estremamente faticoso, ma che insomma lei qui si ha svolto, credo, bene e al meglio di quelle che erano le possibilità. Tutto quello che ho fatto e che farò fino al 31 di agosto fa parte di una scelta professionale a monte e spero di aver risposto ai bisogni di questo territorio con le azioni messe in atto in questi 14 anni di Massa Marittima. Sono diventata massetana d'adozione. Grazie. Grazie. La seconda va alla dirigente Marta Bartolini, non diciamo più niente, ci abbiamo detto abbastanza. Sì, un terzo programma ci permette di ringraziare
è legato in qualche modo alla scuola, perché ci permette di ringraziare il professore Motori Adellini, che nella sua vita, nel suo percorso, diciamo, per ben due volte ha salvato la vita umana, ha salvato la vita umana di due ragazzi. L'ultimo era il ragazzo era del nostro istituto, era un gastronomico che ha avuto un malore in piscina. La prontezza, insomma, del FES e la preparazione del professore Motori ha fatto sì che quella che poteva essere una disgrazia sia stato solo un inconveniente. Ad Alessandro Villani, con buona gratitudine, Sono onorato e ringrazio tutta l'amministrazione comunale per questo riconoscimento. Tra l'altro è successo, che facciamo noi gli assistenti a Magnani con la scuola, che noi cerchiamo anche come scuola, con l'aiuto della misericordia di Castelmuovo, cioè il Poasso, di portare a conoscenza queste pietre di salvamento anche i ragazzi della vita superiore. Quindi cerchiamo di portare, ripeto, a conoscenza dei ragazzi di questi tecnici. Speriamo non succedano mai, però in casi estremi uno perlomeno è pronto a sapere come. Capito, quando il nostro, diciamo, vuole essere un concorso partecipato in cui cerchiamo sia con collaborazioni, cerchiamo contributi e ci rivolgiamo anche agli interlocutori, non soltanto di Massa Marittima, ma anche un po' del territorio che ci circonda. Abbiamo ricevuto in preparazione a questa giornata alcune call. Quindi io partirei con la prima, che è la call della CNA. So che tra il pubblico dovrebbe esserci. Sì, prego, prego. Allora io non faccio presentazioni, lascio la parola e per questo intervento, prego. Grazie per l'invito. Complimenti per l'organizzazione di questo evento. E complimenti alla scuola perché ho sentito che è una scuola forte, una scuola interessante. Mi chiamo Elena Dolci, sono la responsabile dell'agenzia formativa di CNA Grosseto e sono qui per raccontare il progetto che stiamo seguendo ormai da tempo in CNA, perché credo si inserisca bene in questo contesto dove si parla di orientamento, si parla di giovani, si parla di potenziamento del sistema informativo, ma dobbiamo anche pensare alle scelte che i giovani saranno invitati a fare dopo la scuola. Le nostre imprese lamentano da tempo, così come si legge su tutti i giornali, di non trovare manodopera qualificata, ma non trovare proprio neanche manodopera quella, diciamo, con meno competenza. D'altro canto aumenta il tasso di disoccupazione e noi sappiamo che la nostra provincia è una provincia purtroppo in record negativo di NEET, cioè giovani che non studiano, non cercano lavoro e quindi sono giovani che non si raggiungono in nessun modo, con la formazione piuttosto che con altri tipi di inserimenti lavorativi, tirocini e quant'altro. Quindi ci siamo posti il problema appunto di guardare da vicino quali sono le esigenze delle imprese, perché c'è questo gap, perché c'è questo disallineamento tra richiesta di lavoro, tra offerta di lavoro e domanda di lavoro. E quindi abbiamo iniziato questo progetto che si chiama Artigiani del Futuro, quindi già nel titolo si capisce qual è l'obiettivo. Abbiamo somministrato dei questionari, abbiamo coinvolto delle scuole tecnici perché sono quelli che più sono vicini alle esigenze delle imprese artigiane
come qualifica che rilasciano, ma vorremmo coinvolgere anche altri istituti, perché la scelta, diciamo, la scelta naturale di andare all'università ormai non è più scontata. Quindi dopo, avete sentito, c'è stato l'intervento dell'ITS, che è una realtà molto interessante, una realtà che i ragazzi possono conoscere meglio, e soprattutto ci sono tante altre opportunità legate anche ai corsi di qualifica, corsi professionalizzanti, per essere poi i ragazzi per essere poi pronti per entrare nelle imprese. Quindi ecco perché CNA si è posta questo problema, per appunto leggere da vicino le esigenze delle imprese, ma leggere anche quelle che sono le aspettative dei ragazzi. Dai questionari emerge un dato molto importante che ci dovrebbe far riflettere, che è quello di andare all'estero. Cioè, come vedi il tuo futuro, dove vedi il tuo futuro, loro lo vedono all'estero. Forse nell'immaginario collettivo è anche un po' idealizzato questo futuro. Poi non è detto che all'estero si trovino più opportunità rispetto al territorio. Quindi quello che noi dobbiamo fare insieme è di creare opportunità per i ragazzi e di aprire loro tante porte che possano essere l'ITS, una formazione tecnica, ma anche uno sguardo attento alle opportunità che offrono le imprese. Molte imprese purtroppo sono destinate a chiudere perché non trovano personale, ma soprattutto perché non c'è il cambio generazionale. Quindi molti imprenditori che sono vicini all'età del pensionamento si troveranno a chiudere l'impresa. Questo causerà un impoverimento economico del tutto. Quindi insieme dobbiamo cercare di lavorare per creare opportunità per i nostri giovani. E, ecco, nell'idea appunto di guardarsi intorno, no? Di pensare alla nostra comunità ma inserita all'interno di un territorio, diciamo, si inserisce bene questo intervento della CNA, che appunto qualche giorno fa, l'8 maggio se non ricordo male, presentava appunto i risultati di uno studio importante condotto su un buon campione di ragazzi della nostra provincia. C'è un'altra call, quindi io chiamo il professor Giovanni Malpelo, perché il nostro territorio non è rappresentato solo dall'amministrazione, non è rappresentato solo dalle scuole, non è rappresentato solo dalle imprese, ma anche dalla diocesi. E anche la nostra diocesi si occupa di formazione, e il professor Martino oggi è qui per raccontarci in quale maniera lo fa. Io ringrazio il signor Sindaco, grazie all'assessore alla cultura e alla bene di istruzione, vice sindaco Giovannetti, più che altro per condividere un'esperienza che va avanti ormai dal 2017, grazie a un entusiasmo in prima persona con la professoressa Ridamello qui presente e all'accoglienza veramente calorosa della dottoressa Marcella Rossi, dirigente. Abbiamo visto poco fa qui sul tavolo. Quindi, innanzitutto, un ringraziamento a queste due persone con una visione e un acume profetico davvero raro, in questo senso, per l'istruzione. Dal 2017 cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato un percorso, iniziato in modo semplice, con un concorso di disegni per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, quindi elementari e medie di Massa Marina. No? Da lì è nato qualcosa di nuovo. E quindi, perdonatemi, ma credo che le novità non vanno a livello istituzionale o a livello, perdonatemi, amministrazione, assessori, a livello politico, ma a livello di relazione. No, perché se c'è una relazione che funziona, si possono creare cose nuove e belle. Al di là,
dei colori e delle parti, no? Una didattica, questo abbiamo creato, una didattica della storia dell'archivio storico diocesano, che adesso, 2023, è una cosa abbastanza frequente, diffusa. Quasi tutte le regioni, province hanno fatto questo, ma nel 2017, non è merito mio, ma eravamo il primo archivio in Toscana a fare una cosa di questo genere, no? Cioè, far prendere coscienza ai ragazzi, delle scuole medie soprattutto, ma anche quelli delle elementari, che su questo un ringraziamento particolare alla dottoressa Pierancioli, Roberta, perché grazie alla convenzione che abbiamo con il Museo di San Pietro all'Orto, le scuole, le classi, le scuole che mandavano in prima accesso gratuito al museo. Quindi è stato un incentivo ancora maggiore per far conoscere questo patrimonio artistico ai ragazzi, ai bimbi, da 6 a 11 anni. No? Quindi c'è quello che sembra nascosto, non è, c'è tutta la luce del sole. No? Quindi un progetto didattica della storia per far prendere proprio coscienza a livello materiale della storia ai ragazzi, no? Partendo dai documenti che sono conservati nell'archivio storico diocesano. Uno pensa agli archivi in modo come qualcosa di nascosto, segreto. Sì, questo può succedere a livello di archivi storici stato, comunali, dove c'è abbastanza burocrazia. Per quelli ecclesiastici, con buona pace per chi non la pensa così, per quelli ecclesiastici ancora è abbastanza facile l'accesso, cioè sono aperti a tutti, non c'è limite, non c'è bisogno di una laurea, non c'è bisogno di essere raccomandati con una lettera, cioè basta l'interesse, no, di uno studioso per fare ricerca. E quindi abbiamo iniziato questo progetto, partendo proprio dalla base, cioè la scrittura, no, il senso dello scrivere che produce documenti, che produce quindi fonte per la storia, cioè fonte autentica, non sono i libri di una biblioteca, ma documenti, avete visto, cioè scritti da coloro che la storia l'hanno fatta, e così andando avanti. Quindi davvero qualcosa che appunto lunedì prossimo, 22, abbiamo ulteriori incontri in secondaria, in quelle medie, sempre in tutta scia, no? E, è una cosa bella che su questo davvero ringrazio l'accoglienza della città di Massamaluccio. E mi preme chiudo con una lista di nomi che desidero ringraziare perché hanno permesso questo. No? Innanzitutto la professoressa Maria D'Amelio, la dottoressa Marcella Rossi, dirigente scolastico dell'Istituto Presi di Massamaluccio. Le professoresse, anche se non presenti, ma mi prego nominarle, Simonetta Nofen, Angela Barri, Luigina Danzelli, Angela Profelli, Giada Bardambrini, Annalisa Massara, Lucia, che vedo in platea, c'è stato un supporto grande, e la didattica soprattutto prima che primaria, ma poi dopo anche, Emanuela Tusoni e le maestre della primaria nell'anno scolastico 2017-2018, e poi appunto già citata Roberta Pieraccioli, Giovanna Santinucci, che questo come organizzazione impeccabile sempre presente. Quindi ecco, un'esperienza bella, anche perché, come diceva padre Pino Puglietti, assassinato dalla mafia nel 1993, se non mi sbaglio, 95, se mi sbaglio, sulla data, sulle medie ancora si può lavorare. No, quindi, e ho visto in questi anni, appunto in questi 5-6 anni, 5 anni, perché poi c'è stato 2020, l'anno del Covid quasi inesistente, quanta ricchezza c'è in quei ragazzi, dagli 11, 12 ai 15 anni. C'è un patrimonio proprio di umanità immenso, che non ha confini, non è un discorso di lingua o di altro, cioè proprio davvero ci si può sperare nel futuro.
e questa distruzione credo sia la missione che deve ancora sperare e vedere in futuro. Grazie. Allora, grazie, grazie a Giovanni Mantelo. Abbiamo un'altra call, la terza, di questo primo blocco sul tema dell'istruzione, ed è una call che ci serve per aprire la seconda parte di questa giornata, che è invece una parte relativa alla cultura. Relativa alla cultura intesa anche proprio come progettualità all'interno del mondo culturale, progettualità, crescita, innovazione. Quindi io saluto, ce l'abbiamo collegato dal Canada, Andrea Gozzi, e lo invito a presentarsi, a raccontarsi e a spiegarci il motivo per cui abbiamo chiesto che fosse presente e collegato oggi qui con noi. Andrea. Salve, buonasera a tutti, credo lì sia sera a questo punto, qui invece è quasi ora di pranzo. Come vedete anche dalla camicia, tutto molto bene, perché sono qui, mi sono trasferito lo scorso anno per svolgere un lavoro presso l'Università di Montreal, mi occupo di nuove tecnologie, musica, suono e realtà aumentata sonora. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Bene. E perché appunto sono qui oggi, ho sentito i vostri interventi, mi hanno un po' riportato a casa. Io in realtà sono di Follonica, però insomma ho svolto i miei studi a Massa Marittima, liceo classico, e lo ricordo sempre con piacere. Prima sentivo appunto la dirigente che presentava le sfide, il futuro della scuola e tutto il resto. Bene, una cosa che mi ricordo e mi fa piacere ricordare in questa occasione è che proprio grazie al liceo non soltanto ho acquisito delle competenze e conoscenze, ma anche ho conosciuto tutta una serie di persone che abitavano in luoghi che non frequentavo abitualmente, come ad esempio l'entroterra e quindi le colline e quindi altri luoghi. Insomma, è stato un grande centro di aggregazione per quanto mi riguarda, che poi è rimasto insomma anche per il presente, con tutta una serie di conoscenze che sono ancora a me vicine nel senso non geografico, ma ecco, insomma, vicine perché sono sonora. Qui oggi perché ora ho fatto un'esperienza al Parco dei Biancani, Monte Rotondo Marittimo, che è il luogo più vicino, insomma, dove esistono e sono stati realizzati questi progetti, ma sono stati realizzati anche in Francia, in Canada, in altri musei in Italia, in parchi, la possibilità di utilizzare l'audio come accesso per tutti, perché le orecchie non hanno palpebre, come diceva il buon Maurice Schaeffer e prima ancora Kant, ci permettono di avere un'altra esperienza differente rispetto all'ambiente museale, oppure ai parchi, oppure alla conoscenza. Attraverso l'udito, attraverso il suono, si può fare questo. Un progetto che abbiamo pensato con la società di cui faccio parte, si chiama Mezzoforte, con la quale collaboro qui all'Università di Montréal, a Montreal, appunto in Canada, è quello di utilizzare un sistema innovativo, cioè quello a conduzione ossea, sono queste cuffie qui, che si appoggiano sulla coclea, bypassano l'orecchio esterno e in poche parole è un po' come ascoltare con quattro orecchie. Ecco, è possibile creare una macchina del tempo sonora, sia ascoltare i suoni del passato per comprendere alcuni contesti differenti. Il contesto di riferimento in questo caso a Massa Marittima è il Museo della Miniera. Il Museo della Miniera con tutti i suoni che riguardano appunto quel tipo di esperienza. È un progetto che sarebbe molto interessante attivare, per il quale siamo già attivati per poter realizzare alcune esperienze di questo tipo, e che in qualche modo sento molto vicino anche perché mio nonno è stato minatore.
praticamente per tutta la vita, da poco insomma è passata la ricorrenza della tragedia di Ribolla, e quindi ecco, un ripensamento anche su questo, riuscire ad utilizzare le nuove tecnologie non per simulare la realtà, ma piuttosto per utilizzare questi sistemi innovativi per una maggiore conoscenza anche del passato, per riproporlo attraverso l'audio, potrebbe essere un ottimo modo per mettere a conoscenza del passato, quindi farlo fluire, condividerlo e quindi in alcuni casi anche comprenderlo rispetto alle nuove generazioni. Ok, allora non so se è stato chiaro, magari provo a riassumere velocemente e dico anche, insomma, anzi intanto grazie ad Andrea Gozzi. Andrea Gozzi diceva appunto che da diplomato del liceo di Massa Marittima ha poi fatto una serie di esperienze formative e anche professionali che l'hanno portato a diventare, diciamo, un docente universitario nel campo appunto della musica. Andrea, diciamo, è anche un operatore all'interno della sua azienda, che non è un'azienda soltanto italiana, ma che si affaccia sul panorama europeo, ed è un'azienda che realizza realtà aumentata sonora. La proposta che Andrea ha portato all'amministrazione comunale di Massa Marittima è una proposta rivolta al Museo della Miniera. Perché al Museo della Miniera? Perché Andrea, come ha detto, ha un legame forte con questo territorio e un legame forte con la nostra storia mineraria, in quanto il nonno di Andrea, appunto, da minatore, in qualche modo, diciamo, ha trasmesso tutti quelli che erano i significati del nostro recente passato minerario. Ho fatto, ecco, Andrea, questo riassunto perché in alcuni momenti il video si bloccava e quindi diventava difficile seguire il discorso. Quindi la call che oggi Andrea Gozzi con l'azienda Mezzoforte ci ha portato è una call rivolta al mondo della cultura, ma che parte da tutta una serie di competenze che su questo territorio ha acquisito, sia per, come dire, storia familiare che per formazione e percorso formativo all'interno di quelle che sono le scuole del nostro territorio. Allora io, Andrea, ti ringrazio, noi poi ovviamente rimaniamo in contatto per tutto quello che riguarda gli aspetti progettuali, e parlando di Museo della Miniera invito Giovanni Tombari, che è un architetto e che è il progettista dell'ultimo progetto che abbiamo realizzato proprio sul Museo della Miniera. Il Museo della Miniera lo conoscete tutti, è un sistema di gallerie di circa 700 metri recuperato all'interno di una antica cava di travertino. È un progetto che nasce dalla scuola, che nasce da quell'istituto minerario e da quei periti minerari che avevano lavorato in miniera, che lavoravano ancora in miniera, e che nei primi anni 80 decidono di costruire un percorso didattico all'interno di queste gallerie perché sia soprattutto funzionale ai ragazzi che si approcciano allo studio appunto della geologia e del mondo delle miniere in generale. La collaborazione con la scuola per quanto riguarda la progettazione di nuovi interventi all'interno del Museo della Miniera è una collaborazione che va avanti. In queste ultime settimane abbiamo avuto la visita di un gruppo di studenti per manutenzione che progetterà e realizzerà un sistema di allarme all'interno delle gallerie della miniera, anzi ci stanno già lavorando in collaborazione con l'Electromar, che è una ditta del territorio. Ecco, nel frattempo, se siamo pronti, io lascio la parola invece a Tombari, che ci racconta l'ultimo progetto fatto sul Museo della Miniera, che è un progetto già presentato e già, diciamo, in una fase di pre-realizzazione, perché ha trovato un finanziamento grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e poi cofinanziato dall'amministrazione comunale. Quindi contiamo di avviare a breve, insomma, questi lavori. State aspettando la mia consegna, direbbe Rub, Monia Polichetti, insomma. Allora, buonasera a tutti.
fatto che appunto poi su alcune cose ovviamente nei prossimi mesi ci aggiorneremo, nel senso che su tutta la parte del multimediale in altre cose ancora, appunto sulle innovazioni tecnologiche, mi sembra di capire appunto tramite il dottor Gozzi, ma anche tramite la Roberta Pelaccioli, tramite l'assessore, siete andati giustamente avanti, per cui poi dopo ci interfacceremo su quelle che sono, diciamo, le vostre decisioni. Allora, parto, diciamo, io all'inizio, visto anche il titolo della serata, mi ero soffermato ecco, su alcuni punti, su alcune riflessioni che volevano mettere, diciamo, giustamente un punto di contatto tra scuola e cultura, per cui un binomio necessario e imprescindibile. Qui tendere purtroppo non è un obiettivo certo nel quale spesso riusciamo, diciamo, ad andare in fondo. La scuola ovviamente è fondamentale nella relazione dei nostri figli, che saranno poi la classe dirigente, insomma, sia che uno possa fare il professore universitario, ma che faccia un imprenditore, l'artigiano, piuttosto che un dirigente. È una formazione, serve ovviamente una formazione importante, una formazione sia umanista oppure tecnica, adeguata per le sfide importanti del nuovo decennio. Mi piace citare due articoli della Costituzione, che ce ne sono tantissimi, bellissimi, gli articoli della Costituzione, ma l'articolo 9, ovviamente, la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica e tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. E l'articolo 34, che secondo me è bellissimo, e più che parafrasarlo è proprio bello leggere, la scuola è aperta a tutti, l'istruzione inferiore, ora qui si riferiva ancora agli 8 anni, è obbligatoria e gratuita, ma i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti di studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegna alle famiglie ed altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso. Questo davvero è un principio importante che in ogni, ovviamente, paese democratico e civile è fondamentale. In un'epoca, ovviamente, un'epoca globalizzata, dove siamo ovviamente in contatto con il mondo, con tutti i paesi, con il mondo intero, e dunque attraverso le strumentazioni scientifiche, però i singoli cittadini devono tenere bene a mente quello che è il loro patrimonio storico, il patrimonio storico della loro terra, storico, artistico e paesaggistico, della propria comunità e del loro paese ovviamente in generale. Questo oggi forse più di ieri. Il futuro si affronta se realmente conosciamo e abbiamo presente le nostre radici. Solo conoscendo appunto le nostre radici, è banale dirlo, ma è realmente così, possiamo affrontare le sfide del futuro. L'Italia ovviamente è un paese, probabilmente il paese più ricco di storia, di cultura che ci sia veramente nel mondo, e è un onore, un onore per l'Italia questo grande patrimonio, una storia. Il Bassa Marittima è una delle tante perle, delle tantissime perle che ovviamente ha il nostro paese, una storia centenaria se non millenaria, perché se portiamo anche gli Etruschi, che diciamo su questo territorio, sull'Angolo della Cesa, ma probabilmente anche su Massa Marittima, già risiedevano, è una storia davvero ricca di arti, di natura e di tradizioni. C'è questo bellissimo studio, interessante, ovviamente, a cui il sindaco e comunque la giunta e la città di Massa si è rivolta alla scuola appunto Sant'Anna di Pisa, che prevede ovviamente e richiede e consiglia la valorizzazione del patrimonio museale come sviluppo e del suo sviluppo tecnologico per un'implementazione dell'offerta turistica. Ovviamente Massa ha attraversato nei decenni precedenti la crisi di quella era l'attività mineraria, per cui l'attività turistica è ovviamente una delle fonti principali dell'economia massetana, nelle sue tante forme, nel turismo dolce fatto dal cicloturismo, ma nel turismo anche fatto dai tantissimi musei, dalle realtà museali di cui Massa è ricca, che Massa appunto, pur essendo, io sono grossetano, ma pur essendo Grosseto il capoluogo, oggettivamente Massa ha un patrimonio storico-artistico importante, e fino ai primi del Novecento era la città anche più popolosa della provincia. Grosseto già dalla metà del 1700 con il Lorena era diventato il capoluogo della provincia, ma Massa era la città non solo per storia ma anche per popolazione più importante. Nel frattempo in questi decenni c'è stato un calo demografico importante, la scuola Sant'Anna ho visto dare dei consigli all'amministrazione comunale anche su come eventualmente invogliare a tornare a vivere nel centro storico della città di Massa, e soprattutto nell'incentivare e nel valorizzare quella che è l'offerta turistica, che è il vero oro, diciamo, massetano. Insomma. Per cui l'offerta culturale è come elemento fondante per lo sviluppo economico. Ecco, su questo si inserisce tra gli interventi che il comune di Massa ha deciso di portare avanti il restauro. Io lo chiamo ovviamente un restauro conservativo, almeno questa prima parte, questo primo stralcio funzionale è un restauro prettamente conservativo della discenderia. La discenderia, immagino voi siete tutti di Massa, era ovviamente l'elemento che, lo dice il nome, permetteva di scendere in miniera, in questo caso è stato ricreato nella parte finale
del Museo della Miniera, c'è ovviamente una rimonta e poi una discenderia che porta poi all'uscita. Ecco, in questo momento questa parte finale del Museo della Miniera versa in condizioni critiche, nel senso che il legname, come immagino molti di voi saprete, lo sapete, ve lo raccontiamo, siamo qui per raccontarvelo, è attaccato dall'umidità, ma soprattutto da agenti patogeni, dai tarli, per cui diciamo la maggior parte del legname che riveste sia a parete nel guernissaggio, appunto, sia a corona che a parete, ma anche nei quadri, lignei che compongono la struttura di queste due, della salita e della discesa della miniera, è fortemente compromesso, per cui ci sono già dei punti in cui ci sono stati dei piccoli crolli, soprattutto laterali, però è pericoloso in questo momento, per cui è anche una parte interclusa in questo momento del museo, per cui il museo è fruibile che è un museo con gallerie di 700 metri, però si arriva diciamo alla parte finale e poi si ritorna a ritroso verso l'entrata, ovviamente con l'uscita di sicurezza che è a metà dello sviluppo delle gallerie, perfettamente. Allora, per cui il primo intervento, il primo straccio funzionale con questi 120.000 euro di cui il comune dispone, 60.000 messi a disposizione dal comune, 60.000 messi a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio e Finanza, che fra l'altro è intervenuta insieme anche alla regione e ad altri anche sul Museo del Subterraneo, diciamo, per cui la Fondazione Cassa di Risparmio e Finanza in questo senso ha seguito il comune di Massa su un percorso più ampio nel quale si inserisce proprio il polo del Museo della Miniera, che comprenderà e comprende, che l'avete inaugurato da poco, il nuovo Museo del Subterraneo, che è lì nella scuola, la ex scuola adiacente, per cui l'avete portato, quello che era il Museo di Arte e Storia della Miniera, l'avete portato giù da Città Alta e l'avete appunto fatto ospitare in questo nuovo contenitore, per cui con tutte poi delle nuovo allestimento, di percorso multimediale e quant'altro, e accanto il Museo della Miniera come esperienza immersiva e reale in una miniera che, voglio ricordare, non è una miniera reale, ma è una miniera ricostruita, cioè quella era una cava, così mi è stato raccontato, una cava, non una miniera, di travertino, usata poi anche durante la Seconda Guerra Mondiale come rifugio antiaereo e diciamo negli anni 70, perché poi il Museo della Miniera è stato inaugurato, se non sbaglio, nel 1980, tutta una serie di, il Comune di Massa Marittima in primis, la comunità delle colline metallifere, aziende come la Nuova Solmine e soprattutto l'opera degli ex minatori, hanno fatto questo lavoro immane di ricostruire come un set cinematografico quello che era una miniera, per cui con tutte delle gallerie, con delle armature lignee, armature in ferro, armature in cemento armato, ma insomma c'è tutti i vari luoghi che la miniera riproponeva, per la mensa piuttosto che tutti quelli che potevano i depositi, tutto. Ecco, è stato ricreato davvero su un percorso di 700 metri, tre gallerie collegate poi a pettine fra di loro, con planari fra di loro collegate a pettine, è stato creato questo bellissimo museo di cui dovete andare molto, molto orgogliosi. L'ultima parte, ovviamente, adesso, come vi dicevo, versa in queste condizioni. Appunto, fondato nel 1980, come ricordavo, fa parte appunto del Museo della Miniera di questo nuovo polo museale più ampio, anche con il Museo del Subterraneo, ma ovviamente serve in questo momento, inaugurato il nuovo Museo del Subterraneo, serve mettere mano al Museo della Miniera. Le idee sul Museo della Miniera sono diverse, alcune le avete sentite appunto dal dottor Gozzi, che le ha raccontate, cioè quello di arricchire quello che è il percorso bellissimo, affascinante, nelle gallerie, anche con ovviamente degli audio, dei video, che questo è fondamentale, che fatti racconti magari con testimonianze o delle sbobinature di ex minatori, quello che era la loro vita e il loro racconto all'interno della miniera, o con dei video che faccia vedere quello che era la vita della miniera, delle miniere ovviamente sparse nel territorio delle colline metallifere. C'è poi, dunque, questa è la parte diciamo che andrà studiata di arricchimento multimediale sulla miniera. C'è un problema anche di sicurezza nella miniera, ma di sicurezza in questo senso. Attualmente i gruppi che entrano devono essere accompagnati da due persone, una persona
due persone del personale delle cooperative, una persona che apre, diciamo, che apre la fila e accompagnano i gruppi e una che segue, perché non c'è un collegamento, diciamo, tramite interfono, diciamo così, o tramite delle radiotrasmittenti con il museo del sotterraneo. L'idea è quella di liberare una delle due persone, per cui risparmiare sul personale, mandando solo una persona, e ovviamente creare delle tecnologie che possano permettere, appunto, all'inizio se l'ha pensato con degli interfono, ovviamente con delle pulsantiere di allarme in caso succedesse qualcosa, ma si è anche, nel frattempo, il RUP Monia Polichetti ha chiesto anche di preventivi, si è trovato una ditta urbana, sono preventivi ovviamente sostanziosi, sono preventivi di oltre 20.000 euro, invece di creare tutta una serie di cavi, quasi 400 metri lineari di cavi coassiali con tutte le antenne, con addirittura la concessione ministeriale per delle onde UH, esatto, e con delle radiotrasmittenti che possono permettere a chi va in miniera accompagnando i gruppi di nel frattempo essere in contatto con la biglietteria del sotterraneo, perché l'idea è quella lì, tramite o telecamere o radiotrasmittenti, essere in contatto. La miniera ha anche altri, anche questo è un costo che dovrà essere sostenuto se ci saranno ovviamente i soldi, perché ricordo il primo intervento ovviamente è mettere in sicurezza, riportare in sicurezza la discenderia, per cui quello è il primo intervento. Tutto quello che avanzerà, ovviamente anche con fondi aggiuntivi, sarà dedicato al multimediale, sarà dedicato ovviamente a anche la lotta, diciamo lotta, cioè all'infiltrazione di acqua. Cioè in alcuni punti della miniera, dalla collina sovrastante, ci sono appunto delle infiltrazioni di acqua. Ora, questo è un vecchio rilievo della miniera, appunto realizzato da un perito industriale, sul quale poi abbiamo basato la domanda in Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Allora, qui già vedete, non so se riuscite a vedere, queste immagini sono un po' piccole, insomma un po' di immagini della discenderia con le problematiche su legno. Ecco, queste sono le tre zone, almeno quando un paio di anni fa facemmo, diciamo, il primo studio appunto con il gruppo, con l'architetto Sabrina Martinozzi, con Monia Polichetti, con Roberta Peraccioli, con Giovanna Santinucci, erano i tre punti in quel momento in cui c'erano delle infiltrazioni di acqua dalla parte della collina sovrastante, che era poi la parte dove c'è quell'ambiente che ospita l'esposizione dei minerali, tra l'altro minerali qui con l'acqua proprio anche a terra e sulle scale che portano, che è un vano un po' sopraelevato, e lì c'è un problema anche di illuminazione, sono delle luci a LED, forse con un rapporto temperatura, cioè colore un po' sbagliato, tanto c'è questa roccia e diventa di colore verdastro, qui andrà rivista anche, diciamo, la parte illuminazione. Questi sono dei punti in cui ci sono delle infiltrazioni di acqua, anche su armature in linea, per cui armature che vanno ovviamente a deteriorarsi. Ovviamente se ci saranno dei soldi, l'idea è quella di eventualmente non intervenire forse tanto nella miniera, ma quanto sulla collina, uno scavo, magari uno scavo anche di un migliaio di metri quadrati, con una serie di ragnatele, di canali a ragnatela, con i canali drenanti, diciamo, e poi portino eventualmente l'acqua in un canale principale con una tubazione ovviamente minimo di una ventina di centimetri, in PVC, rivestita ovviamente da tessuto geotessile, dove l'acqua poi possa convogliare, oppure anche con ovviamente degli escamotage più localizzati, che sono anche dove piove, magari creare una struttura staccata dalla copertura che protegga le armature, in questo caso ligne più che altro, e faccia convogliare l'acqua ovviamente in delle canalette laterali. Questa era una prima idea, sempre datata 2 anni fa, probabilmente ormai sorpassata. A quei tempi si parlava di telecamere, di video e di interfoni, appunto per riuscire a essere visti e collegarsi con la biglietteria del museo del sotterraneo. Le opere di restauro, fondamentalmente, però appunto ritornando, l'opera principale è quella della discenderia. La discenderia appunto che è formata ed è l'esemplificazione, diciamo, massima di queste armature lignee che sono state ricostruite su quello che era l'esempio delle miniere. Poi sono proprio dei quadri, poi con due montanti e ovviamente un traverso, uniti fra di loro ad incastro o a gorgia, per cui con due parti appunto così, e il traverso gli va sopra, oppure
la maggior parte addette. Ovviamente tutte queste strutture non solo sono ad incastro, ma sono anche chiodate. Sono anche chiodate e sono chiodate anche ogni quadro dista circa un metro e mezzo l'uno dall'altro, con anche dei traversi a terra sia alti che bassi. Questi quadri che seguono l'andamento della rimonta e poi della discenderia sono ovviamente sia in piano ma anche lungo le due scale. Spesso hanno anche una punta centrale che scarica il peso su un traversone che di solito è all'inizio del gradino. Ecco, allora la parte, diciamo, del gradino tutto sommato è in buone condizioni, la parte appunto dei quadri, ma soprattutto lateralmente dei rivestimenti, del guarnissaggio, spesso fatto in tavole, ma tavole sia a parete, ma tavole anche, diciamo, a corona, è fortemente attaccato dagli agenti patogeni. Allora, abbiamo proceduto ovviamente con un rilievo più accurato della miniera per avere le misure esatte rispetto al precedente rilievo. Ed ecco qui appunto la parte iniziale che ho chiamato sezione F, da cui si entra con una porta ovviamente a due battenti e il maniglione antipanico. All'inizio della prima parte le armature sono molto distanziate fra di loro e anche lateralmente le protezioni, la roccia in buone condizioni, le protezioni delle tavole sono molto basse, si parla di 50-60 centimetri. Proseguendo ovviamente nella prima rimonta, ci sono problemi importanti, sono problemi sia laterali, perché appunto fatto dietro queste tavole laterali, nel tempo i minatori nello scavare, nel fare alcuni lavori, hanno poi buttato dietro detriti, per cui si trovano pezzi di cemento, sassi e quant'altro, e che questi sassi, questi detriti stanno spingendo fortemente il tavolame, che si è imbarcato e in alcuni punti si è anche rotto. Oltre che ovviamente una situazione a corona molto, molto, molto complessa e anche molto caotica, fatta da un insieme di tavole piuttosto che di legnami e quant'altro. Poi si dovrà procedere, sarà un lavoro, ovviamente sarà work in progress. Difficile ora dire, e ci sarà sicuramente poi, diciamo, ci ritroveremo per raccontare come è avvenuto, perché qui bisognerà procedere realmente a piccolissimi passi, cioè bisognerà pezzettino per pezzettino smontare stando ben attenti ovviamente a quella della sicurezza dei lavoratori, smontare le armature sia a parete che a soffitto che i quadri, procedere alla ricostruzione e procedere dopo. E qui sarà un lavoro che verrà fatto di comune accordo con il RUP, con il sottoscritto direttore dei lavori e con la ditta, per capire realmente e scoprire innanzitutto le condizioni della miniera, perché noi la miniera in questo momento è rivestita sia a corona che a parete. Noi non sappiamo esattamente, lo ipotizziamo, cosa ci sarà dietro, quanti detriti troveremo e in che condizioni troveremo la roccia. Penso che saranno condizioni buone, ma questo va scoperto. Per cui sarà un procedere a piccoli passi e di volta in volta trovare anche delle soluzioni eventualmente alternative. Questa è la parte invece in piano, perché dopo la parte di rimonta c'è una parte in piano con l'esemplificazione di una coltivazione a gradino rovescio, fatta una parte non protetta, ecco la vedete, questa parte qui è una parte non protetta, perché questa è una parte che è ora interdetta al pubblico, è anche questa, e andrà poi dopo lo stesso interdetto al pubblico. Vedete a soffitto, a corona, quale bellezza, ma anche quale caos di legname è stato messo appunto dai minatori. Per cui tutta questa parte, tenete conto, andrà smontata, perché è fortemente compromessa, e andrà poi rimontata. Ovviamente andrà probabilmente molto semplificata nella sua ricostruzione. Questa è la parte invece opposta, la parte dell'uscita, dove è stato messo da un po' di anni una grossa tubazione di ventilazione per combattere l'umidità. E qui appunto è presente, più che una parte a soffitto solo di tavolame, una parte di orditura lignea e poi sopra di tavolame. Questa invece è una parte, risalendo verso
la parte della discenderia, ma stiamo andando a ritroso, cioè verso salire, che ha avuto dei crolli negli anni passati, per cui qui la sezione H è stata poi con due murature ricostruite in cemento armato e il soffitto armato con delle putrelle in acciaio, e questa parte del soffitto non verrà toccata, come anche i due muri laterali, se non togliere ovviamente la parte di scopo, che seppur bella e affascinante può essere pericolosa anche dal punto di vista di un eventuale incendio. Anche qui vedete a soffitto, a corona, quale confusione, diciamo, quale bellezza, ma quale confusione di orditura lignea c'è, per cui allora tutto molto molto semplificato, reso molto più sicuro dal punto di vista statico per quelli che sono i visitatori. Questa è la parte dell'altra rampa fatta incisa, anche qui vedete le tavole adesso arrivano fino al soffitto, per cui fin quasi a 1,80 m, si pensa invece di tenerle più basse una volta che ci siamo accertati della bontà della roccia, e questo lo stesso vedete in quelle che sono le condizioni dei gradini, ma anche delle parti laterali. Per cui ecco, davvero partiremo con un lavoro fatto di smontaggio e di ricostruzione di quello che sono le armature lignee. Un progetto che va sviluppato, un'altra voce che andrà messo in conto, non solo la lotta alle infiltrazioni dell'acqua e la parte dei dispositivi sonori e video, ma la parte dell'impianto elettrico. Perché come avete visto, l'impianto elettrico, non so se l'avete visto, ma se no ve lo dico io, l'impianto elettrico è completamente un impianto elettrico a vista, è un impianto elettrico che forma quasi un unico, ma adesso con l'armatura lignea della miniera, per cui nel momento in cui andremo a smontare le armature lignee, gioco forza, andremo a smontare anche quello che è tutta la parte impiantistica. Lavoreremo probabilmente con dei generatori, dovremo staccare la corrente, non avremo la luce che ci viene, diciamo, dal contatore, la creeremo con dei generatori, come se fossimo realmente in miniera, e lo siamo in miniera. Andrà sviluppato probabilmente un progetto elettrico per la miniera, ma probabilmente per la discenderia, ma probabilmente forse a questo punto, se c'è poi da pensare alla parte del multimediale, anche per il resto della miniera, e sicuramente un progetto illuminotecnico sarà fondamentale per valorizzare quello che è questo ambiente davvero speciale, per cui valorizzarlo sia con dei corpi illuminanti dall'estetica diciamo magari più o meno minimale, accattivante, ma anche con una luce che dia ovviamente risalto a quello che è l'ambiente. Questo era uno schema della ditta appunto dell'Elba che era venuta a fare un sopralluogo, ovviamente erano previste 9 antenne, quasi 400 metri come vi dicevo di sviluppo di cavi, con ovviamente questi radiotrasmittenti. Il prezzo ovviamente è un costo importante, su questo poi ovviamente fatta la discenderia, capito a che punto siamo con quello che rimane in cassa, vedremo cosa potremo fare per il resto. Grazie, vi ringrazio. Ringrazio l'architetto Tombari per questo intervento così prezioso e puntuale, che ci dà l'opportunità, diciamo, di sottolineare come il nostro sistema museale non è un sistema statico. Quindi non è un sistema attualmente fermo, ma è un sistema continuamente oggetto di revisione e continuamente oggetto di progettualità. In questa idea appunto del, come dire, innovare, rinnovare e far crescere il nostro sistema museale, la nostra risorsa culturale, durante, diciamo, il periodo della pandemia è partito un progetto, uno studio sul museo archeologico. Il museo archeologico, diciamo, è la porta d'accesso alla nostra offerta culturale, è il museo che si trova all'interno della piazza, è il museo in cui immediatamente dopo la pandemia abbiamo traslocato l'ufficio turistico, ed è quella struttura all'interno della quale il primo turista che arriva a Massa Marittima approda. Quindi è veramente la porta della nostra offerta culturale, è la porta del nostro sistema museale.
È un museo importante perché si trova all'interno di un palazzo storico, quindi c'è sia una componente che riguarda la mostra che una componente che riguarda il contenitore. Per questo motivo noi abbiamo avviato una serie di studi, una serie di approfondimenti su questo palazzo e poi dopo aver riallestito il primo e il secondo, il piano terra e il primo piano del museo, ci siamo interrogati su quello che è il terzo livello di questa struttura. Un terzo livello che attualmente non è visitabile perché si accede a questo piano una scala stretta che non risponde alle norme, diciamo, di accessibilità e di sicurezza che ci vengono richiesti per un luogo di pubblico accesso, ma è un piano veramente molto bello da valorizzare sia per gli aspetti interni sia per l'affaccio, che è un affaccio assolutamente privilegiato sulla facciata della cattedrale, perché ci rappresenta un po' il punto di vista dello scalpellino che lavorava quella facciata, e poi è un affaccio privilegiato anche sul panorama, e quindi ci rappresenta un po' il punto di vista oltre le mura sul territorio che ci circonda. Noi abbiamo immaginato questo piano del museo come un affaccio sulla città, un affaccio sull'offerta culturale, un affaccio sulla proposta e sul percorso museale, ma anche e soprattutto un affaccio su quell'idea di museo del Medioevo a cielo aperto che Massa Marittima rappresenta. Noi siamo abituati a passeggiare per i vicoli della nostra città e a volte ci dimentichiamo che i nostri passi sono passi che si percorrono da migliaia di anni, esattamente come lo facciamo noi 1000 anni fa su quelle stesse pietre camminavano i massetani del Medioevo. Allora io vorrei chiamare il team di progettazione Arrigoni Architetti, Giulia Galeotti e uno degli architetti Arrigoni, che ci racconteranno come è nata questa idea e come nasce questo progetto. A differenza del progetto che ci ha illustrato Tombari, questo è un progetto che ancora va alla ricerca di finanziamenti. Quindi questo vi rappresenta un pochino anche quella che è la vitalità e l'operatività in questo momento degli uffici dell'amministrazione comunale. Alcuni progetti sono finanziati, aspettano di partire, altri sono già partiti. In questi giorni, insomma, potete vedere come sta crescendo l'ascensore al Cassero. Ecco, questo è un progetto pronto che abbiamo provato a presentare su alcuni bandi, ma che diciamo ancora ad oggi non ha trovato un'opportunità di finanziamento. Giulia. Grazie Irene, direi che ti introduci benissimo, anche io volevo farti un discorso su come nasce l'idea di questo piano, del riallestimento del piano del museo, vista, che si pone come il palazzo un segno forte, uno dei principali edifici della piazza e del nostro Medioevo di Massa Marittima. In realtà, ecco, i progetti che vi presentiamo sono due. Appunto un riallestimento del terzo piano del museo che in questo momento si trova completamente in disuso e adibito a magazzino, e conseguentemente a questo un'idea che è nata poi subito, un progetto che riguarda il superamento delle barriere architettoniche del palazzo. Come si è rivelato subito dai primi sopralluoghi e anche dal rilievo che abbiamo condotto sugli edifici, che è stata la base di partenza per iniziare questo studio, e come è noto a tutti, l'accesso al museo di fatto si ha dal primo piano, quindi c'è una scala di accesso che rende di fatto fruibile il museo a tutti. Quindi, l'edificio appunto si pone come un punto di forza nel tessuto urbano della città medievale e si apre alla vista della città e del paesaggio. Vi presento brevemente il gruppo, il gruppo di lavoro, il team Arrigoni Architetti. Porto i saluti di Fabrizio Arrigoni, che oggi non è presente. Ci hanno coinvolto da subito a me e Marco Paperini, che abbiamo effettuato negli anni
fino a partire dalle nostre ricerche per le tesi di dottorato, delle ricerche sulla struttura medievale di Massa Marittima, dal punto di vista storico e architettonico, per dare appunto un supporto scientifico al progetto di musealizzazione. Il gruppo poi in realtà è molto più ampio, a parte i collaboratori dello studio, ora perché vi parlo dei due progetti insieme, il progetto strutturale a cura dello studio Secne di Luca, con l'ingegner Matteo Nardi, e in realtà visto che si tratta di due progetti molto ampi che appunto hanno partecipato a dei bandi e che sono stati portati al grado di progettazione di uno studio di fattibilità per quanto riguarda il progetto del superamento delle barriere architettoniche e di un progetto definitivo per quanto riguarda il progetto del riallestimento e che quindi hanno coinvolto tutta una serie di altri professionisti. Quindi a parte il team di progettazione hanno partecipato a questo gruppo di lavoro gli archeologi nelle figure di Arianno Greano e Alessandro Fichera che hanno realizzato la via nella valutazione di impatto archeologico e sono state fatte indagini geologiche preliminari condotti dai geologi che sono qui presenti, Paolo Orlandini e Luca Sbrilli. Ci tengo però a ringraziare in modo particolare, a parte l'amministrazione comunale, nelle figure dei due assessori, Irene e Maurizio, il sindaco, che hanno creduto tantissimo in questi progetti fin dall'inizio, soprattutto gli uffici, l'ufficio cultura e ovviamente Sabrina Martinozzi, che è il nostro responsabile unico del procedimento e ci ha supportato in ogni fase del progetto. Ecco, qui un'introduzione al palazzo, come vi diceva Irene, è un punto di partenza proprio per lo studio del Medioevo di Massa Marittima, quindi un progetto narrativo, perché di fatto manca nei musei di Massa Marittima una narrazione sul Medioevo e anche un punto di vista privilegiato dalle sue finestre sulla città e sulla cattedrale. Ecco, il punto di partenza per il nostro studio è quello del rilievo, che si tratta di un rilievo digitale che ha visto l'integrazione di alcuni sistemi di rilevamento. È stato condotto un rilievo con lo scanner laser e integrandolo ai droni. Se volete fare qualche domanda, poi sono dei sistemi che riescono a realizzare un rilievo globale dell'edificio, quindi anche delle coperture e di ogni piano, grazie alla realizzazione di una nuvola di punti, che è un sistema complesso che può essere poi sezionata ai vari livelli, sia orizzontalmente che verticalmente, per ottenere tutte le sezioni. Quindi da questo rilievo abbiamo realizzato le piante, ecco, questa è la nuvola di punti, e queste sono le operazioni di presa con il drone, e ecco, abbiamo realizzato le piante a tutti i livelli, la pianta del primo piano, del piano secondo e del piano terzo, che è oggetto dell'intervento, e poi sono stati estratti anche i fotopiani, appunto grazie all'uso della fotogrammetria per la presa anche cromatica e la realizzazione appunto dei fotopiani dei fronti. Questo sono tutti i prospetti laterali, sul piccolo Todini, e questo è il prospetto sul retro, che poi sarà importante anche per il progetto di superamento di barriere architettoniche. Come vedete, il rilievo con lo scanner laser riesce a essere un rilievo globale e permette la presa di misure anche di sistemi architettonici complessi, quali di strutture voltate, che poi non sarebbero possibili rilevare in altro modo. Ecco, allora, vi volevo fare una breve introduzione su quella che era un'introduzione storica su come nasce il palazzo. Allora, la piazza Garibaldi, l'antica platea Comunis, con le sue strutture sorge intorno alla metà del 1250, perché adesso
ci immaginiamo la piazza nel suo complesso, ma di fatto prima della metà del XIII secolo era presente soltanto la cattedrale e una viabilità che connetteva la parte alta, quindi il castello del Monte Regio, con la zona della piazza e poi l'area produttiva di Massa Vecchia. C'era poi tutto un sistema di torri intorno alla piazza e un'altra edilizia, anche in parte linea, che però non, Massa non aveva assunto la propria identità urbana e il centro politico e amministrativo in questi anni si trovava ancora nell'area del Monte Regio. Proprio intorno a questi anni, alla metà del XIII secolo, si ha la traslazione appunto delle attività di amministrazione della giustizia e anche delle attività effettivamente pubbliche nell'area della piazza. La prima attestazione del Palazzo del Podestà si ha infatti nel 1247, con un atto che viene erogato proprio nel palazzo stesso, che si tratta di una permuta tra un terreno posto in Cittanova tra il Podestà e il Vescovo, e quindi si attesta per la prima volta in questi anni il palazzo. E allo stesso tempo va a conformarsi poi tutto quanto lo spazio urbano composto dalla loggia del mercato e tutto dalle attive fonti e tutta una serie di attività che vanno a conformarsi nello spazio. L'area della piazza è quella dove si amministra la giustizia, quindi nei vari palazzi, e anche dove sorgono tutta una serie di attività, per esempio sotto il palazzo della Zecca, la Fonte Nuova, si trova nella piazza anche l'area del mercato, il luogo delle esposizioni e tutta questa serie di anche una serie di attività produttive. Proprio sotto il palazzo, in quella che si chiamava l'incrociata perché era un punto di incontro della viabilità, si va a collocare tutta una serie di botteghe, berrocchio, il luogo delle esposizioni, quindi attività commerciali di amministrazione della vita pubblica. Questo è uno zoom che è di tutte quante le attività produttive della città e come vedete la gran parte delle attività delle botteghe vanno proprio a concentrarsi nell'area sotto il palazzo. Il palazzo nel tempo ha assunto molteplici usi, ad esempio nasce appunto come Palazzo del Podestà, ma poi diventa sede dei capitani di giustizia, dei commissari, dei vicari regi, poi all'inizio del 1900 è la sede della pretura e del carcere mandamentale. Infine, a seguire negli anni 70 del Novecento e poi negli anni 80, subisce notevoli trasformazioni per trasformarsi in un museo civico. Nel 1993 diventa in seguito museo archeologico e poi nel 2019 viene intitolato al professor Giovannangelo Van Correale. Come vedete, il palazzo nel tempo, anche a conseguenza di questi molteplici usi che si sono avuti nel tempo, subisce delle molte trasformazioni che sono rilevabili nei fronti, ad esempio le bifore che vengono tamponate, vengono inserite nuove aperture, e quindi ecco tutto questo per dimostrare anche l'evoluzione nel tempo di questa struttura. Ecco, questo appunto come si trasforma con delle finestre che vengono tamponate, riaperte, e così come si vede nell'interno, anche gli interni vengono compartimentati per la realizzazione delle strutture poi del carcere, come ad esempio le celle. Ecco, volevo finire con questo zoom tratto dalla cartografia del Burale per poi allacciarsi al progetto vero e proprio, sempre per sottolineare le trasformazioni nel tempo. Da questa immagine appunto si vede che il palazzo, qui siamo nel 1664, era ancora isolato nel tessuto urbano, quindi non si erano addossate le superfetazioni, quelle che poi si trovano tra il palazzo Bandini e il museo archeologico, e soprattutto sul resto del palazzo si vede questa tettoia che era adibita a loggia per la vendita della viata e della frutta, e questa notizia si ha dallo studio delle rubriche del Costitutum del 1310.
Ecco, riallacciandosi a questo, anche l'idea progettuale per il nuovo accesso al museo e poi di Strera Marco ci è sembrato un punto di partenza per andare a testimoniare come anche gli usi, cioè un'idea di un nuovo accesso. Chiudo con... appunto ringraziando ancora l'amministrazione per questa lungimiranza nell'affidamento di questa progettazione, perché di fatto anche come sapete per partecipare a dei progetti di PNRR avere delle progettazioni in atto e quindi portate a un grado di progettazione con un progetto definitivo o comunque anche uno studio di fattibilità consente poi di aggiudicarsi, cioè avere i progetti pronti consente di poter partecipare a questi bandi. E ora passo la parola a Marta Devoni. Buonasera a tutti. Quindi ora si guarda un po' di disegni sul diciamo, di progetto. Dunque, come diceva Giulia, e come hanno detto anche nell'introduzione al nostro intervento, il polo il Palazzo del Podestà è un po' la porta d'accesso anche per chi viene a Massa Marittima per conoscere la storia, per conoscere una prima, come dire, introduzione ai valori artistici. La piazza stessa è il primo biglietto da visita della città. Quindi il polo del palazzo diventa, e ci è stato chiesto di, come dire, dico trasformarlo completamente, ma farlo diventare quale polo basilare dell'offerta espositiva e storica della città. Quindi già esiste, è anche stato ristrutturato di recente in parte un museo archeologico importante, con reperti molto 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 importanti. Rimaneva questo terzo livello, questi sono schizzi di studio di mio fratello perché non mi prendo il merito dei suoi disegni, rimaneva questo terzo piano che era stato in passato allestito come museo anch'esso archeologico, aveva anche un'agibilità, cosa un po' strana, comunque contingentata perché la scala d'accesso è veramente stretta e pericolosa, direi anche, e poi era stato, come dire, non più usato, quindi presentava tutta una serie di impiantistica, l'antincendio, tutta una serie anche già di interventi, però sostanzialmente un piano completamente libero. In più, diciamo, il primo livello, il piano d'ingresso, quello dove attualmente c'è il foyer, la biglietteria e l'ufficio del turismo, che era stato richiesto in questa sala di fianco libera attualmente con il corridoio d'accesso, di creare uno spazio dove si potesse, chiunque potesse, anche uno che andava non tanto al museo ma all'ufficio del turismo, avere un primo biglietto, un primo incontro con la città e con la sua storia. Quindi questi disegni sono già disegni di progetto. Tutto il progetto di questa parte allestitiva praticamente lavora all'interno di un edificio molto, molto importante, con una sua storia ben definita e come ormai è prassi, più che nei secoli precedenti, si tende molto a conservare così com'è l'edificio, quantomeno con interventi molto, molto rispettosi. Quindi noi abbiamo sempre questo esempio, questa è la prima sala di questa sala introduttiva al piano terra, dove praticamente avevamo individuato come elemento che poteva, come dire, rispondere alle esigenze che ci erano state richieste, quelle di mettere un proiettore oppure un filmato retroproiezione che forse ha un effetto, ha una resa migliore, alcune piccole panche per sedersi, tutto comandato da un elemento che poi si ritroverà nei piani superiori, cioè delle boiserie, naturalmente con certificazione antincendio, lavorate in maniera che per esempio tutte le parti impiantistiche nuove venissero comunque nascoste. Questa parete
schermo parete veniva staccata dalla parete di pietra retrostante, dove esiste anche una finestra che quindi rimaneva con la sua funzionalità perché la distanza era generosa. E questo è un po' il principio che ci ha, come dire, comandato e cercato di farci lavorare anche per il piano terzo, perché poi il nostro intervento è arrivato, diciamo, in maniera specifica sul terzo piano. Il terzo piano, come diceva giustamente Giulia, diventava un po' a suggello del percorso dal museo archeologico, quindi il primitivo, l'etrusco, con reperti molto importanti. La parte che mancava di racconto era quella sulla nascita della città del Medioevo, sullo suo sviluppo. Quindi un museo narrativo, un'esposizione narrativa, perché non abbiamo reperti che, come dire, possano descrivere lo sviluppo urbano di una città. Quindi un museo narrativo che è un modo di raccontare attualmente abbastanza in voga poi dappertutto. Noi per esempio stiamo curando un altro a Pera, nella provincia di Firenze, la città del Viverti, il paese del Viverti, no? Quindi anche lì non ci sono reperti, c'è una storia urbana, c'è una storia umana che è quella del Viverti, e si racconta tramite degli exhibenda che non sono quelli classici del quadro, la scultura o questi elementi più plastici e più fisici. Quindi si racconta tramite cartellonistica, multimedialità, quindi adesso touchscreen, ci sono tutta una serie di modelli tattili, magari riproduzioni in scala di palazzi, oppure nel caso che raccontavo prima dei Ghiberti, noi l'idea di riprodurre in scala 1:1 le formelle della Porta del Paradiso, che uno le potesse anche toccare. C'è un rilievo, un calco a rilievo dell'opificio delle pietre dure che poteva benissimo fare da base per realizzare delle copie delle formelle in gesso, in materiali anche più leggeri, per essere quella possibilità di poterle toccare. Nel nostro caso invece qui a Massa Marittima l'idea della narrazione della storia della urbana partiva, e si vede nell'immagine successiva, qui c'è poi il percorso, si vede meglio che nello schermo, forse perché non ho gli occhiali. Ecco, in questa fase del lavoro noi ancora avevamo immaginato l'accesso dalla scala, che è questa zona di questo accesso molto un po', come dire, non proprio agevole, però attualmente era quello presente. Quindi si accedeva a una zona di con il colofo, tutta la presentazione del museo, una prima sala che raccontava i luoghi di massa, quindi i luoghi, il territorio, e in questo caso per esempio si poteva utilizzare una proiezione su un plastico, come dire, un modello bianco che però mi descrive le alture e la morfologia del territorio, anche un po' più ampio rispetto a Massa Marittima, dove per esempio con delle piccole proiezioni si possono vedere nella storia come si sono sviluppate le vie di comunicazione, i borghi, le piccole attività più importanti, tipo quelle minerarie. E con un sistema molto semplice di rappresentazione, ma è molto efficace. Poi si passava a una seconda sala dove venivano un po' descritte le emergenze artistiche, e in questo caso si era scelta una soluzione di una sala con proiezione immersiva, perché appunto non abbiamo tra l'altro delle piccole sale che erano le vecchie celle del carcere, tra l'altro, credo, no? Quasi tutte e tre. Però sono ambienti molto suggestivi, sono voltati, quindi con le tecnologie attuali si poteva fare veramente un percorso e un viaggio molto anche emozionale all'interno di queste piccole sale. Per poi procedere nelle due sale forse più importanti, anche perché sono quelle che hanno l'affaccio, come si diceva prima, proprio sulla facciata della cattedrale,
a un'altezza che attualmente non è percepibile da terra o dai piani inferiori del palazzo. Quindi avevamo due sale, una dedicata appunto allo sviluppo proprio urbano della città e quindi della sua forma nella storia, e una seconda sala dedicata esclusivamente, diciamo, alla storia del palazzo, della piazza e della cattedrale. Qui ci potevano essere, per esempio, delle riproduzioni tattili delle facciate di questi edifici, quindi oggetti, anzi si possono anche vedere perché abbiamo le viste. Ecco, questa è un po' una sala, diciamo la sala quella della storia urbana, dove con riproduzioni magari di alcune opere importanti o di alcuni luoghi importanti, con riproduzioni di planimetrie che fanno vedere in maniera anche lì tattili, perché poi adesso c'è giustamente una grande attenzione, diciamo, al superamento delle barriere anche cognitive e sensoriali, no, nei musei, quindi non solo fisiche. Questa era la sala. Per esempio, in questo spazio qui, che questo è lo spazio un po' più grande di tutto il terzo piano, la finestra che si vede sulla sinistra, che dà sulla cattedrale, viene sì schermata in parte, anche perché avevamo bisogno di superfici espositive, perché questo percorso ha bisogno poi di far vedere varie cose, però rimaneva l'idea, la possibilità di un passaggio per poi affacciarsi sulla, come abbiamo scritto sul titolo di questo incontro, affacciarsi sulla storia. Questa invece è la sala della cattedrale, del palazzo e della piazza. Anche qui c'è una grande finestra, ecco, queste sono alcune sezioni di lavoro, bella travista, forse dopo. No, è dopo. Vabbè, le farò vedere dopo allora. Anche lì c'è una finestra che affaccia sulla cattedrale. Questa è un po' la rappresentazione, il rendering di questa sala immersiva, dove le proiezioni ti portano dentro la cattedrale, dentro magari altre chiese, altri monumenti importanti del territorio massetano, oppure ti fanno vedere degli affreschi importanti. Qui abbiamo, insomma, la Ponte della Bodanza. Poi uno può andare a vedere, ma magari passando non ha avuto modo di fermarsi, di capire l'importanza che hanno quel pezzo. Questi sono, va bene, studi. Chiaramente questo è un progetto definitivo, quindi è anche abbastanza particolareggiato. Per esempio sulle finestre, quello che dicevo prima, sugli affacci, sulla piazza, avevamo due tipi di problemi. Uno, che gli infissi attuali sono ammalorati, sono di legno e ammalorati, proprio perché hanno avuto, insomma, hanno un po' di anni. E un po' l'infisso in legno a doppia anta copre molto, diciamo, lo specchio possibile della vista, quindi abbiamo pensato di sostituirli con degli infissi in metallo molto più sottili, molto più ampliano lo specchio, danno più visibilità. Ad esempio, il colonnino della bifora di facciata attualmente è quasi completamente coperto dall'infisso di legno, perché non si riesce a vedere. Quindi questo era un po' uno dei principi che ci avevamo portato anche su questa cosa degli affacci. Come materiali, l'idea era quella di ripulire sostanzialmente l'edificio esistente così com'era, ridare una colorazione alle pareti e soffitti che sono tanto colorati, e diciamo supportare tutta la parte espositiva con queste pannellature, che possono essere rovere naturale o vero, noi avevamo indicato, con bordature in acciaio acidato, tutti materiali assolutamente sostenibili e riciclabili, perché chiaramente le parti in legno, parti che saranno sicuramente classe 1 per la risposta al fuoco, ma verranno da produzioni certificate, quindi le foreste certificate, ci sono tutta una serie di richieste che vengono fatte giustamente attualmente. E il ferro e l'acciaio, anch'esso ha una vita infinita, può essere rifuso e riportato ad altri insomma, usi e altri materiali. Questi sono un po' di disegni tecnici che appunto raccontano questo tipo di pannellature, che quindi, tra l'altro, questo avevamo studiato un sistema
poteva essere abbastanza particolare, perché in un museo narrativo di questo tipo, per esempio, le parti espositive possono, o quello che viene esposto, quindi pannellature, racconti, disegni, foto, possono subire magari la possibilità di essere sostituite nel tempo abbastanza spesso, no? Perché non è che uno ha la Gioconda che quindi rimane lì per sempre. Allora, questi pannelli erano pensati con un pannello intaccurato ignifugo, una leggerissima lamiera di ferro e l'impiallacciatura in legno. Questo portava al fatto che praticamente realizzando queste stampe, queste pannellature su pannelli magnetici, esistono completamente con una calamita dietro, uno le può appoggiare e rimangono attaccate alla parete e vengono staccati senza bucare il legno, senza dover avere supporti di vario tipo. Poi questi pannelli possono avere delle particolarità, avere delle G che possono essere abbinati, delle piccole teche laddove ci possono essere dei materiali più importanti, come ad esempio, ora ero rimasto un po' a metà sulla descrizione del percorso, le ultime due cellette prima dell'uscita, una raccontava la storia del grosso Massetano, quindi della battuta della moneta, e lì forse potremmo avere dei materiali veri da esporre, e un'ultima sala era sui medievalismi, quindi su quello che del Medioevo si può trovare attualmente, quindi come feste, come sagre, che oggi magari sembrano feste banali, però hanno una storia millenaria che arriva da questi, il palestro, sì, che arrivano da questi anni dove noi volevamo descrivere. Quindi ora, ecco, questi pannelli poi si adattavano anche alle sale, per esempio, abbiamo una sala con una finestra, uno spartito strano che ha questo scuro molto pesante, però particolare, quindi il pannello si adatta a questo. In queste piccole sale possono essere presenti tipo scatola magica, dei piccoli schermi dove chi vuole, tipo touchscreen, chi vuole può approfondire alcuni elementi, con elementi multimediali che adesso vanno moltissimo. Non vi tedio tanto oltre quanto su due discorsi veramente veloci sul secondo passaggio che abbiamo fatto. Perché come abbiamo affrontato questo problema del terzo piano e abbiamo studiato fra il rilievo, venendo più volte il Palazzo del Podestà, quello che salta agli occhi immediatamente è il problema della fruibilità delle barriere architettoniche. Parlandoci chiaro, questo è un edificio che ha la sua storia, ogni piano è pieno di slivelli, il gradino, le scale che portano ai piani superiori, senza, come dire, con ultima ciliegina, l'ultima scala che arriva al terzo piano. Quindi abbiamo provato a immaginare una soluzione per questo problema. Quindi esiste una prima fase che è l'accesso al palazzo e quindi proprio da fuori, come diceva prima Giulia, l'unico punto dove anche in una prima approccio che abbiamo avuto con la sovrintendenza, con un colloquio informale, si può dire, non proprio ufficiale, abbiamo individuato in quest'area posteriore, qui, come diceva Giulia, tra Palazzo Bandini e Palazzo del Podestà, questa fascia di costruzioni non appaiono fino al... nel catasto della fine 800 non esistono. Quindi sono sicuramente successive, sono sicuramente di minor valore storico, architettonico, artistico, di tutto il resto, e probabilmente sono l'unica zona dove si potrebbe immaginare. Noi alla fine cosa abbiamo immaginato? Un ascensore che riuscisse a, che serve 5 livelli diversi, che mi possa portare appunto dal livello del cortile posteriore, quindi riacquistando anche un valore questo cortile, ridandogli un po' di dignità, ridisegnando una segnaletica esterna,
No, non voglio dire che non ha dignità quel cortile, voglio dire semplicemente che adesso è un po' un retro e viene molto usato dal garage bar, benissimo, cosa che noi avremmo lasciato sotto una tettoia, una loro parte, o una loro parte in uso, e però una parte dell'accesso a questo piano si riusciva a fare portando le persone con disabilità fisiche in una maniera abbastanza agevole. Quindi noi avremmo un primo accesso a livello quindi del cortile inferiore. Abbiamo questo ascensore mi porta a quel punto al piano, diciamo, della recezione della biglietteria, però ha una seconda uscita su per giù a questo livello per le sale del primitivo, che sono a 1,20 m meno rispetto al piano della biglietteria, quindi avremmo avuto un altro problema se no di accesso. Dove vedete il rosino, o rossino, lì, quelli sono tutti gradini o piccoli gradini che poi andrebbero, come dire, cercati di superare tramite piccole rampe che si possono cercare di mettere negli imbotti delle porte. Salendo, questo nuovo elevatore servirebbe anche il secondo piano, quindi il piano del museo archeologico, per poi arrivare al terzo piano, dove si andrebbe a incastrare al terrazzino presente. Questi due ultimi livelli mi portano, questo ascensore era pensato come un elemento aperto sull'esterno, freddo, quindi con le porte poi le avrò sulla facciata dell'edificio, e mi portano ad avere delle visuali e delle viste sulla valle, sulla costa, che in parte vanno molto, molto, credo, in maniera molto aderente a quanto il Ministero per i Beni Culturali, in una recente così raccomandazione, diceva proprio questa cosa qui: negli edifici storici,